vedi Snake? Tu non lo volevi, tu non volevi, tu volevi YouTube, di la verità, di la verità, di la verità allo zio. Ma, non so cosa dirti, a me va bene anche se... Che ne so, ragazzi, vabbè, facciamo quello che vuoi te. Mi sto spaventando, fino a mo' siamo andati... Oh, buonasera a tutti quelli che sono entrati, Devon Rock, Maonna 60 SPS, mi scordo. Sì, buonasera Redox, ciao. Siamo 25, stiamo diventando sempre di più. La 3.0.1 si vede che attira non tanto lo zio, ma la 3.0.1. Bene, morale della favola, lo vedrete nella live. Allora, io sto camminando piano piano perché ho paura delle impuntate, ci stanno, sono frequenti, quindi state tranquilli. Sì, vabbè, però. Ciao Fabri, vabbè. Ciao Jerry, che prega, bravo Jerry, prega. Allora, io faccio sempre la solita tarantella, voilà, pam. Vediamo che succede, non mi ha tolto salute, però mi sono subito bloccato. Ah, ecco. Allora ragazzi, questa è la 3.0.1 che potete scaricare se non avevate cancellato l'account PTU della 3.0. Se qualche cretino ha per sbaglio cancellato, ha fatto erase account from PTU prima che la scrittina Public Test Universe fosse diventata grigia, beh, purtroppo non può giocare. Che ne so, di un nome Collu. Ciao Fabri. Ciao ragazzi, buonasera e buon divertimento. Coludo, che fai? Te ne stai andando via? Già? Lo sai che devi rimanere un altro pochino, no? Guarda, senza sentire a loro. Collu, se te ne vai, ti cancello. No, non è vero, sto scherzando. Una puntina a me mi stanno scomode queste cuffie, madonna. Dopo un po' mi fanno male. Zio, dove sei? A casa, tu? Ma dai, non fare lo spirito. Vediamo, io sono qua al... Io sto su A, ci stai pure tu e stai al terminale, girati. Ma tu sei quello triste? Quale quello triste? Quello che non c'ha l'armatura, che si guarda spesato? Non penso proprio. Sono quello che sta dietro di te. Ah, siamo in un caso fantastico di desync. Non ci credo, cominciamo bene, no. Io non ve vedo. No. Io vedo solo uno con un mantello bianco da gay. E quello è Snake. E quello sono io, cara. Okay. E poi vedo un altro col pigiamino qua di fronte, sì, è fesso. E poi e invece lo zio che dovrebbe avere un'armatura tutta pompa, trick e track, è qua. Io vedo voi due, ma non vedo lui. È dura con la connessione 3G, due scudi. Secondo me Twitch vedo che lui c'è, ma no, qua no, ma non lo vedo. Allora sono quello rincoglionito, mi sa che non sta su A, sta su B. Iron, mi banni dal canale, per favore, Alex, per favore. Si può? No? No. Te lo dai permessi? Un attimino? Vabbè, zio, io ho spawnato già un'aquila. Aspetta, ho detto aquila. Ho spawnato un'aquila. Bene! Sono crashato. Tutti! Ma mi era venuto il dubbio, sai? Era troppo bello questo server, dai. Sì, mi sembrava strano. Allora, ragazzi, questo è quello che ci si è parato davanti da oggi. Con 3.0.1 siamo entrati tutti fiduciosi, sperando. Magicpeo, ridono tutti in chat. Sperando, allora, hanno sistemati i bug. No, aspetta, hanno aggiunti... No, questo è molto meglio di quello che ci si aspettava, questo, perché... Guarda. Cioè, frame 4-5 al secondo. Comprendi. Allora, noi sapevamo che stavamo in queste situazioni, nonostante questo abbiamo fatto comunque la live, ragazzi, perché così vedete, perché la maggior parte di voi pensa sempre che i problemi ce l'hanno solo loro, ce l'avete solo voi, nel senso, no, ce l'abbiamo tutti i problemi. Anche lo zio ha i suoi problemi. Soprattutto lo zio, in attesa di cambiare anche il processore, che mi sono accorto la settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, che è dura streamare con un i5, lo sapevo, ma non pensavo fino a che punto. Ciao Iano Papalect 91, Fabrizio, mi ricordo bene, grande, nuovo, fresco del server Discord, ricordo a tutti, se volete partecipare al server Discord, tanto vedete una bella schermata nera, venite a mettere mi piace sulla pagina Facebook e me scrivete in privato, così come se volete entrare nella org, nella LZA Crew, mi mandate la richiesta direttamente sul sito. Non sullo Spectrum, ma cercate LZQ. Qua. Io non riesco a entrare più. No, io sto rientrando, però mi si è chiuso brutto, Cioè, no, si è chiuso proprio... mi dà codice errore, non mi fa manco entrare nel menu.
Jeremia non mi segue più perché è tutto il pomeriggio che da stamattina che sto scrivendo della 3.0.1 PTU e Jeremia non mi segue sera sì Luis, errore 10.002, abbiamo iniziato la live Star Citizen, siete contenti? Benissimo. Comunque il problema sui server forse no, io non riesco a entrare, mi dai 10.002. Potrebbe, pure a me, potrebbe essere che questa è la live più breve che abbia mai fatto lo zio. Volessimo mai provare a cancellare la cartella user, vediamo che succede. E l'ha fatta 250. Ah no, lo sto dando tutti e tre. Cazzo. Vabbè, però non l'avete cancellata la cartella user. L'ho cancellata prima di cominciare, sarà che forse... No, per adesso, che ti dà il codice adesso. Che cazzo succede? L'unica cosa che possiamo fare, a parte svuotare il cestino... E tornare sulla 3.0. Sì, no, mai. Questa volta dobbiamo far vedere la 3.0.1. Non è che possiamo far vedere la 3.0 e diciamo che stiamo sulla 3.0. Beh, l'hanno vista, è così. È così. In effetti, io farei un bel verify, lo so che voi non state vedendo niente perché non catturo lo schermo ma catturo soltanto l'applicazione, quindi se volete intanto scriverci qualcosa e dirci qualcosa, no dai, crediamoci ragazzi, questo è lo spirito bike, bravo, eccete oggi, buonasera oggi, mi sa che per stasera Iron, mi butti fuori Fabri per favore, Iano Papalect 91 perché non è positivo? Va bene. Percepisco delle vibrazioni negative. Non, allora, quando si tratta di Star Citizen, voi dovete pregare, dovete essere positivi. Dovete essere bravo, bravo. Vedi, non lo buttare più fuori. È positivo, ha detto, l'ha scritto davanti a tutti. Ok, ragazzi, poi ripartiamo. Oh, ma mica 29 spettatori. Momenti, manco su YouTube. Grazie che tutta questa affluenza. Ma non, mi dispiace che non vi stiamo a far vedere un cazzo, fondamentalmente. Perché, poi passo domani, passo i soldi sulle nostre carte normali. Ok, allora se volete donare, donate 100 euro con un click, quando vuole, Bug Citizen. Perché mi devo comprare la Switch, quindi. No, ma comunque, torniamo a un vecchio adagio, che era quello che noi entravamo con la live e faceva il crash, perché questo non è proprio la connessione al server, crash. Hanno chiuso i server, raga. Sì, mi sa pure sì. Non è un crash, questo sono server. Mi sa di sì. Sì, infatti l'errore dice... Vabbè, se vi è piaciuto questa live, mettete un bel po' lì. Vabbè, possiamo raccontare una barzelletta. Racconta una barzelletta, racconta. Allora, ci sono quattro signori su un aeroplano, un francese, un tedesco, un italiano e un inglese. L'aereo però sta per precipitare, sì, perché è pesante. Allora, il pilota informa tutti quanti, dice, vi dovete buttare, però c'è solo un paracadute. Allora, l'inglese fa, vabbè, si alza e dice, vabbè, io mi butto, viva la regina, e si butta. Poi passa il tedesco, fa... Viva la regina, ha detto. Dio salvi la regina. Sì, sì. Viva la regina, così era. Poi passa il tedesco, fa il Führer, e si butta. Ma il Führer è morto zacca della polare. Appunto, poi lui ha avuto poi arriva il francese, fa viva la libertà, e si butta giù. Poi arriva l'italiano, dà una botta in testa al pilota, prende il paracadute e si butta giù. La barzelletta è finita. Lo posso bannare? A me è piaciuta. Dopo me la racconti ancora, cazzo. Bella. Bella, non è la brutta. Ma non si può finire la barzelletta dicendo la barzelletta è finita. E se no non fa effetto, si capisce. Comunque, niente, mi continua a dare code 10.002. Ok. Però è chiuso il server, quindi. Allora vi dico, allora, vi faccio altre due barzette carine. Che cosa hanno in comune un televisore e una formica? Dai, non lo so. L'antenna. Bravo. Grazie. Vabbè. Qual è la Madonna, città, come mi manca Drangle. Qual è la città preferita dei ragni? Dai, Mosca. Vi qualcuno prego, dice, Geremia dice, ho fatto una risata che mi sono fatto una scorreggia nelle mutande, ha detto. Qual è la pianta più puzzolente? Dai. Quella dei piedi. Questa però non l'ho capita neanche io. La pianta dei piedi. Perché... Vabbè. Ti prego, allora, che cos'è una zebra? Dai, avanti, dimmi che cos'è una zebra. È un cavallo, lo sai? È un cavallo che strisce. No. È un cavallo evaso dal carcere. Dost.
io voglio che torni a funzionare. Io Sapete che il pomodoro non sto riesce a odiando dormire? Chris perché l'insalata russa. Dai, questa la sapete. Sapete perché la giraffa non si gira mai? Che si giraffa? Ale, lo sai Sono che un mi ricordi attracco. te? Aiuto. Minchia, non se ne esce, ragazzi, no, stasera proprio. Vabbè, intanto entriamo sulla 3.0 normale, che vi devo dire, Esatto. Che mi dà un update però. Vuol raga. Dove? dire che ti diamo un update. La 3.0? Sì. Non dire cavolate, per piacere. Guarda, eh. Mi sa di pasticcio perché mi dice version 3.0.1 live available to download. Ma facciamo la 3.0 allora. Non mi dì che hanno messo la 3.0.1 live stasera e hanno chiuso i server di qua perché sta di No, là. a parte che sta No, troppo, non bello. lo possono aver Ma fatto, hai vero? provato, zio? Sto È lanciato il provando. lo sto lanciando adesso io il launchers. Ora, guarda, aspetta. Mi dà un update. A me non No, me la dà. a me Sì, dà un sì, cazzo. sì, 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 sì. Sì, me l'ha Mi dà Sì. update. Non Sì, ci ma tu giusto credo, tu non ci dici. credo, dai. Dai, zio, questo è lo scoop, non capisci che la gente che è qua È scoop. ha questa Ragazzi, notiziona. cioè. Ah, è vero, stanno andando a 301, dai, è vero, in live. Ma sono stronzi. Sì, ma se tu Cazzo, me l'hai dici fatta che non scaricare a arrivi. fare con questa cosa? Un video, grazie Cig che mi fai fare i video a cazzo. Io mi sono ammazzato per fare quel video oggi pomeriggio. L'ho Allora, fatto magari oggi funziona pomeriggio, l'ho meglio, dai. uppato stasera. Mortacci tua Cig de qua hanno rifiati. Stanno mettendo la 301 live, ma lo dico pure ai Sì, ragazzi. Eh stanno sì, dai, mettendo la dai, dai. 301 live. Questa è Eva 02 che ha rotto talmente il Ok, cazzo a. io già l'ho scaricata, posso già Io pure, entrare. vado. Ma non ci posso credere, Perché ragazzi. io ho la 100 mega. Non è E che quindi possono siamo entrare contenti, tutti possono adesso. entrare tutti. Anche Ma quelli che tu. hanno problemi con l'account. Via. Tutti, tutti. Ma dove me l'hai Abbiamo. scritto che hanno messo la 3.0 live? Scusa, Jerry, non ho capito. La vecchiaia, sì, la 3.0 è live ora. Ah, io ti perculavo. Non era una domanda, stavi riscontrando che la 3.0 live. Madonna. Scusami, Jerry, io sono alla vecchiaia mia, non la tua, giustamente, c'hai ragione. Ma Jerry è quello là di Tom e Jerry. Geremia, sì, Geremia. Ok. Famoso. Chist so pazzo. Isidur, c'ha ragione. Me serve ne firm. No, questa non l'ho capita neanche io. Che hai detto? Maron ro Carmen. Questa l'ho capita. Ok, Oh. invita. Stai calmo. Però Prima di oh, tutto stai stavo calmo. facendo download. Stai calmo Cazzo. perché. Oh, ecco, aspetta, options, graphics, perché qui mi ha rimesso tutto quanto lo sminchiamentos. Porca puttana, non funziona No, manco no, 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 il no, 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 mouse. no, 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 mi devi mettere full screen, no. Ma dai, ma quanto cazzo è bello sto gioco? Ma quanto cazzo È hai rotto i coglioni? bellissimo. Full screen windowed? Yes. Ok, perché sennò non posso passare da una parte Pazzesco, l'hanno messa in live dopo all'altra. almeno Io 4 ore. veramente non c'ho più parole, veramente. Ma forse l'ha fatto Cazzo. perché Ma un casino di guarda che gente ha casino che hanno problemi con fatto, l'account PTO. Può essere, può darsi. guarda. Guarda che schifo che hanno fatto nelle impostazioni. Allora, low. Vado su very high. Mi seleziona le impostazioni sotto. Non posso mettere a very high perché nella visualizzazione a Madonna. Io sì, posso. A me, Io ma, posso. È guarda, a solo lo me, io zio. vado solo su Se hai questi very problemi con gli high. Sono altri, non problemi sono. tuoi, cioè, Infatti, cioè, guarda. cazzo vuoi da noi, ok? Insomma, se stai parlando male di Star The Citizen, ma, Cress. sai, Allora, vabbè, Iron, non ti ok. vedo online sulla PTU, sulla 3.0 live. Giga, che ha messo un Tac! giga, ha scaricato 12 giga, ma ho fatto. Che Mi ha cazzo stai fatto un. scaricando? Io non ho scaricato neanche un giga, Un ho scaricato un pezzotto. joino. Si è messo in 12 giga, però ho fatto una macchina, ho preso la PTU, Vabbè. sono andato in live qui. Aspetta che aggiorno la live a sto punto. 3.0.1 di mortacci tua, Chris, dove trovi? Live. Ciao zio, sono Chris Roberts. Hai Fai. bisogno di me? Sì, ti voglio mandare a fanculo. Come mai, Perché mi hai zio? rotto i Cosa c'è dentro? coglioni. Prima mi fai fare guida di scaricare 3.0 PTU. Ma perché Pochi di. noi abbiamo qualche problema, sai, c'hai. Il problema tu ce l'hai in the brain. You have No, to the brain fuck lo yourself, dice yo è motherfucker! qualcuno.
Sei calmo, zio, non ti agitare. Mi sto agitando, ma sta la pressione. È un zio, po' guarda americano. Che c'è tuo nipote che sta ascoltando. No, questa non gliene frega proprio niente a mio nipote, guarda. Finché erano i pirati cartonati, sì, allora... Allora, Irondaini. Gula mamma di Chris, scrivo. Giusto, Pike. Come non darti, come darti torto adesso? Ora io mi devo andare a cancellare la cartella, fa tutto sto... Io mi sa che cancello pure il video. Mortacci... La gente che adesso mi scriverà sotto i commenti, già ci stanno degli storditi che mi scrivono cose assurde che io a un certo punto non risponderò più perché... Ma non è vero, ti vogliono tutti bene, sì, zio. Sì, la stragrande maggioranza, però entra gente che mi scrive su dei video vecchi. Ma com'è che adesso è diverso? Il video di giugno. Ah, mi sa ci che sono stati gli aggiornamenti. Mi dicono dalla regia, sì, leggo testualmente, sembrano abbiano resettato Items e AOEC. Meno non male. Vorrei che avesse... no, penso che non ti danno più 10.000 AOEC. È un milione, perché finché stava in live e PTU fanno ste cose. PTU oggi, passa sera live. Forse perché la gente si è fatto... Chris Roberts non mi piace. L'ammagagnà sì. Tu sei una carta Chris Roberts. Ma quello è lo sai che ti dico? Quello è cornetto e distintivo. Lo sai che ti dico, Pri? Tu sei più buono per il gioco mio. Eh? Voto all'interpretazione nel frattempo che ci abbiamo il nero. Voglio una barzelletta quasi. L'ammagagnà. Stalex, chi Stalex? Oh, però è entrato prima. No, io sono ancora con la schermata. Ah, no, vabbè, nel pomeriggio hanno fatto i lavori sul netcode. Perfetto. Oh, questo sì che è un 60! Fail. Questo sì che è un 120! Fail. 59! 121! Fermi tutti, fermi tutti! 76! Fermi tutti! Altro. Come adesso faccio? Piano piano torniamo al 3. Perché devi portare sfiga? 73! Sì, raga, 30. Ragazzi, no, 75. Ragazzi, 70 fps. È un regà. Cazzo, è fluido. È lo zio Aria, la magagna. Ma no, perché non c'è nessuno in questi due secondi? Te credo. Ci siamo... Allora, questo è come è Star Citizen veramente. No, come dovrebbe essere. Come dovrebbe essere veramente, in realtà. Madonna, ragazzi, guardate ma che roba. Lì, come cazzo è fluido. Ci stanno le frizzate lo stesso ogni tanto, però. Però è fluido. Eh? No. C'è 5.000 UEC, ho notato tutto. Vedi quanti miliardi c'ho? Chi è questo? La torcia funziona. Eccomi, io sto a sub B. C'è un cinese che passa. Ah. Ho capello. Ma quindi non ho più la mia armatura? 54, no? Va tutto sto casino giù. Ma quindi sono in pigiama come voi? Sì. Certo, le sei. Dai, andiamoci a comprare subito un'armatura. Dai, che schifo. In live. No, andiamoci a comprare l'armatura insieme. Dai, dai. Io sto su B, dai. Dai, Snake, vieni a comprarti. Dai. Io sto su C perché sono su B. Vieni a comprare. Oh, c'è già qualcuno che sta comprando l'armatura. Oh, oh. Ma che armatura? Io mi prendo la mia armatura classica. Io mi vorrei prendere quell'altra, però non sta qua, sta... Io qualsiasi i soldi mi tengo. Allora, questa come si chiama questa armatura? Già allora, lo so che lo zio ci fa prendere quella roba ricchiona. No, io prendo... Quale? Non lo cago proprio lo zio. No, io voglio andare... Dai, andiamo un attimo su... Dove sta quella figa? Ah, su Levski. Andiamo su Levski, dai, dai, subito. Così ma no, no, le armature non le vendono su Levski, le vendono su Climax. No, le vendono anche su Levski, ciccio. Guarda, io me la sono comprata. Ah, io spawno una Gatlas perché... Che... No, se lo spawniamo la... L'Aquila. Perciò tutti quelli che volevano provare le navi nuove... Non le possono provare, nuove. Colpifero. Le navi... colpifero. B09, ragazzi. Arrivo. B09, guarda come va, 39, 40, 45, 48, 50, Kazu, dov'è? Ecco qua. Tutti i miei UEC ci sono più. Io sono più contento, c'ho più navi... C'è più navi, sì. No, io ho le navi che mi interessano, non ha la... Che hai detto, come stavi, scusa, in che posto stavi? In... B09, B09, Grimax è quella del 60% di body art. B09. Allora, voi, mi volete dire che voi non sapete che si possono prendere le armature Kurallevski? No! E ce le dobbiamo far vedere queste cose. Sì, ma quelle che voglio io sono quelle di... Vabbè. Vabbè,
tu dopo vai dove ti pare. Che vuoi tu, non ce ne frega un cazzo. Allora, notizia dall'interno. Notizia dall'interno, i portelloni ci sono tutti. Bene. Sembra che questo bug l'abbiano risolto veramente. Questo, changelog diceva questo. Hanno quattro bug in croce e bug fixes, dicevano. Quanti FPS si faranno all'Epsky? Però già il fatto, regà, che la 3.0 sta a 40 FPS, io sto andando. Cioè, speriamo che non sia soltanto perché i server sono vuoti e la gente se la sta a scaricare, perché così vuol dire che possiamo... lo so, però speriamo di no, perché 20 FPS cominciano a far girare un po' i coglioni, quindi... Chi sei tu, bel giovane? Vabbè, se fossero stabili 30 sarei felicissimo lo stesso. Però tu devi abbassare un po' il microfono tuo, sai? Perché mi hai rotto i coglioni. Devo abbassare? Sì, un pochetto. Aspetta che mi conosci, lo vedo. E tanta roba, dice Pike, tanta roba, sì. Vabbè, stiamo adesso a 40, non è che stiamo tanto, però voglio dire, ragazzi. Ci saranno comunque i bug, non vi aspettate che questa è la, per carità di Dio, è la risoluzione. Meglio? No, fai sentire? Va meglio adesso? Perfetto! Chi sei? L'ho portato a 27. Iron, sei te? Su B09 sei te? Iron, gli occhi blu, blu, blu. È Iron. Gli occhi blu, 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 blu. Iron, io non ti sento più. Senti? Sempre basso. Butta quel cesso di microfono che c'hai e compratene un altro. Scusa, ma hai detto che stavi su B09? Tu, sto qua, su B09. Eccoti, bravo. Ma stai con l'Aquila? Certo. No, questa è là e Bisa di qua. Eccolo. Primo. Lo sapevo di te. Cioè, zio, io sono qua di fianco a te. Insomma, se apri questo cesso di Aquila... Ma sei te, allora? Ma che dici, sto Iron qua? Danny. Che dici, Iron, sto qua? Ma... E tu sto su Ali, sto sagrando. Allora, i gesti si fanno... Aspetta un attimo, che mentre... Arrivo su un tanto, aspetta un secondo, arrivo su. Io continuo a guardare ogni tanto la webcam là, me ne sono scordato. Me la scordo sempre che la metto. Guarda che effetti di ombra! Non so se avete visto... Giratevi un attimo, guardate i Crusader. Guardate la parte dentro la nave, come dice. Che cazzo vuoi da me? Vedete come il pianeta sparisce nell'universo, diventa scuro, ci sono... Questo gioco è procedurale. Procedurale. Multiplayer. Allora, nota di servizio per Pike che mi chiede come si fanno i gesti. Io, allora, se non hai già selezionato tutte le emote dalle impostazioni, basta che fai. Aspetta, Mi è piaciuto il gesto che ti ho fatto, Aspetta, sì. Che sto ancora. Devo attivare la chat. Eccola qua. Multiplayer, eccomi. Aspetta, main. Ok, vedi qua c'è la chat. Chiudi qua e chiudi qua. Tu fai enter, che ne so, fai salute. E questo salute. Allora, o così, o altrimenti tu vai sulle opzioni, key binding, scusami, controls, scendi tutto quanto giù fino a emote. Ragazzo, stanno. Virtual Fair, it's possible 50 più FPS? In chat. Aspetta, che sa che non mi ricordo manco bene io. Che bindings. giù, okay, in basso. Ok, zio. No, l'ho trovato. Vai qua sotto, dove sta l'emote, social, eccolo qua. E qui c'hai tutte le cose che puoi fare e i tasti a cui... Dove le puoi assegnare, che ne so, agree, angry, it is, attention, burp, questo per ruttare, questo è per salutare, questo è per pa. Ok, grazie zio, quella serie me l'ha scritto come dire rompere i coglioni, vai avanti, fammi vedere il gioco, va bene, poi sì, magari se apri per esempio l'accensione, c'è gente che scrive in chat e dice, ma è possibile 50 fps? Sì. Anche 60, anche 75, se è possibile 50 Alex Isildur scrive: Alex, cosa ne pensi della Carra? Della Carrack? La Carrack. Attenzione, welcome to the triangle! È una nave fantastica con i buggy. Allora, press to unlock. Eccoli. Open unlock. Exterior. Ok? Vai che questo. Guarda, mica lo diciamo noi, Virtua Ferran dice, is it possible 50 più frame? Sì. Perché è caduto? Scriviamo. Yep. Aspetta. No. Questo sale, è un pitale di impossibile. Sale. Perché non sale? Okay.
Madonna, che bello sto gioco. Ma ti devi muovere quando saliamo un ascensore, è pericoloso. Allora. Tentate chiappe, tentate chiappe. Ma io metto in torretta, va. Siamo pronti? Ci siamo tutti? Ciao, mi metto alla destra dello zio. Mi siedo alla destra dello zio e di nuovo verrai nella gloria per giudicare i vivi e i morti? I crashati e i laggosi. Ci siamo tutti? Tac, tastino, tac. Guarda che roba, ragazzi. Ecco, già mi giro a guardare lo zio. Tac. Tac. Chi è che è salito sul torretta? Io. Figata la torretta aperta, guarda. Sembra un modellino con quelli delle astronavi con dentro i pupazzetti che si vedono, bellissimo. Ma perché, vabbè. Iron Danny, ti devi sedere lì? Dai, c'è un sedile vuoto, ti metti lì. Volevo disturbare il vostro tenero. Ah, ragazzi, fly ready non basta più, bisogna per forza accendere i motori. Beh, c'era così anche prima. No? No. Sì, lo so, quello mai, sì. Ma è successo? Non decollo manco a carci, ragazzi. Oh, attenzione. Hai proprio una bella aquila. Attenzione. Adesso esplodiamo male. Guarda, sono incollato. Ma te, tua zia, come landing incolla? Complete. Una cosa, vai in retromarcia. Take off complete. Bravissimo. Ecco qua, guarda che lo zio parte. Guarda, quando ci schiantiamo, Oh, bene, visto? È entrata la gente, stiamo a 20 frame un'altra volta. Hai visto? Porti sfiga, cazzo. Perché, zio, non dovevamo dire un cazzo di niente. Dovevamo dire niente. No, è quel coglione che ha scritto: ah, ma è possibile 50 più FPS sulla chat? Qualcuno l'ha vista, ha detto: pa! Ah, sì? Chi è? Non ti sta bene manco questo? Trac. Comandante, abbiamo un problemino. Dica. Ma non abbiamo i portelloni da terra aperti. Sti cazzi. No, dicevo, sì, è molto interessante. Adesso lo metterò sicuramente a posto. Grazie per la segnalazione, tenente. Ma quindi, zio, stiamo andando a Levski? Sì. Se riesco. Cioè, comandante, sto chiudendo i portelloni perché c'è qualcuno che c'ha la coda. Li sto chiudendo io. Si faccia gli affari suoi. Come si chiama? Già qui, comandante. Recluta. Scusi, Comandante, prima non era una recluta, vero? Mo sei recluta. Va bene, ti degrado. Signora Arundeni, sì, velocità via. Curvatura. Attivare. Azionata, via. Isidro dice siamo troppo pesanti. Siamo quattro. Guarda qua, oh. Tac! A 3.0 la luce. Ma che roba? Ma che tunnel, va? Siamo andati nel multiverso. Tipo, non so se state seguendo. C'è del Grog nella stiva. C'è del Grog. Oddio, quanto mi manca Sea of Thieves. Le risate che mi sono fatto su Sea of Thieves. Oh oh. Domanda. Vedete anche voi? Sì, non vedo il pianeta. Dov'è il pianeta? Oddio, come dove Tatooine! Cazzo? Dove cazzo l'hai portata? È esploso il pianeta. Ma io sento come se milioni di anime urlassero all'unico. No, si è fermato, vedi? Guardiamo se adesso gli sta la morte. Ah, no, ragazzi, c'hanno. Guarda un po' là. Ai posti di combattimento. Pirati, vabbè. Pirati, ci hanno intercettato i pirati. Ci hanno ingaggiato, sì. Io tanto mo gli spanculo. C'hanno. Ah, bella sta cosa. Tormenta. Arrivo, vado. Non amendo. Ti taglio in due, pirata. Eccola là. Non vedo nessuno. Guarda come va. Ups. Eccoli là. È tutto molto bello, ma i pirati li vede solo lo zio. No, ci stava un pirata, eccoli qua. Ok, ragazzi, allora sì. Peccato che la torretta non si sposta. Ma quella non è una torretta per sparare, eh? No. Sei sull'aquila. No, è fissa. Non si muove. Perché è una torretta da sensori quella. Ah no, io sto sotto. Guarda che mi sta davanti. Sto sopra non spara, perché? Perché sopra è una torretta. Non è una torretta, è un radar. Cazzo, è una casa, la sta c'è proprio addosso. Peccato che l'ho fatta esplodere.
Adesso abbiamo la linea libera, possiamo provare a, a risaltare un'altra volta. Ai posti di manovra! Ti vado a fare buono anche prima. Hai capito, te fanno guardi, sti fide una banana, almeno se fa qualcosa, dai. No, niente, ci interdicono. Devi buttare giù tutti qua. Guarda quanti so! Houston! Ragazzi, abbiamo un problema. Missile! Postazioni, batteria di missili, pronti! Missili pronti come a far fuoco su Basta e Montgomery! E che non funzionano! Bene! No, no, dica così, dai! Sono i missili, non ne tolgo! Basta e Montgomery ci ha super, ci ha perculato! Con la Cutlass è facile, brutta merda! Fuoco a prua! Vabbè, però è ingiocabile, la torretta bloccata, una cosa sì. Cioè, non posso sparare a nessuno, guardo con la faccia, sono un deficiente, sì. Cioè, gli scudi sono sempre al massimo, capitano. Grazie, sottotenente. Sì, sì, sono chiusi, perfetto, non funziona niente. Grazie. E dove vai? Siamo nello spazio. Sparo col fucile, apro il portellone e sparo col fucile. Lo scudo anteriore danneggiato. Missili fuori. Preso. L'abbiamo danneggiato pesantemente, ma non è morto. Uè, ragazzi, funziona. Posso controllare gli scudi come secondo pilota. Ma guarda un po'. La prima non funzionava. Funzionava pure prima. Allora basta. Problema anomalia ai missili, non escono. Ma non aiuto! Si, sono spenti. Perché? Funzionano. Accendere i missili. Scusi. Stanno a fare. Dagli energia. Non energia agli scudi. Meno. Energia. È tutto. Tutto per terra. Energia! Corre via! Ho sentito un suono tipo. Aia! Ci hanno beccato. Sì, ci hanno rotto il cargo. E poi! Non è stato il cargo. Abbiamo un cannone danneggiato. Ma cos'è? Ma che è un caterpillar? Sì, è arrivato un caterpillar. E quando lo buttavo giù? Ecco ci perché voglio, sparo solo con quel cannone di destra. E il bello è che non lo posso nemmeno inquadrare. Praticamente abbiamo 24 missili e non ne usiamo uno. Prova a darti energia ai missili, aspetta. Oh, chi è che spara? Giù, giù, tiralo giù. Gli scuri non ce li ha più. Chi è che sta sparando qua, ragazzi? No, 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 dopo ci penso io gli scudi, vai. Tirate giù quel caterpillar. Giù non più tiro io, con la nave. Ho inquadrato con i missili. Fox 2! Sono partiti i missili? Sì, preso! Vai, 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 vai! Fox 3! Oh, la lenta! No, possiamo essere. Sparo solo da un'arma laterale, basta, da un cannone laterale. C'è una avaria al cannone di sinistra. Vado a vedere. C'è una bella musica però. Caterpillar danneggiata. Andate al sinistro, al sinistro. Spara con il sedile di mouse. Sì. Secondo te? Lo cambia, cazzo. Abbiamo 16 missili ancora. E l'ho andata! L'onda d'urto! L'onda d'urto! Io sono crashato. L'onda d'urto mi ha fatto crashare. Ne abbiamo altre due. Tenente! Sì! Capitano!
Comandante, come cazzo ti chiami? Abbiamo solo 3 cannoni funzionanti su 4. Alex, dimmi i missili per attirarli. L'esplosione è meravigliosa, Isil. Missile fuori. Missile fuori. Obiettivo Cutlass nemica. Bella l'esplosione. Madonna, raga, che bella l'esplosione. Andiamo a rivedere la live. Ma solo per quello. Ma crashare tanto della potenza. Davvero? Sì, ma si è crashato davvero? Sto scherzando. No, mi sta spaccando il culo questo. Chi è? Ah, di Rammo. Bam. Rammato. Scudi posteriori. Vengo con una caccia da visto. Tenente Snake. Ma sei in combattimento. Ah, ammazza, non ti sfugge niente. Sapete che culo sposta sta corriera praticamente. Eccolo. Eccolo, sortino. No, non lo fanno. Ma l'hai rammato. Siamo morti. E per forza sei andato addosso. Beh, però è esploso. Avevo buttato giù 3 ragazzi. E siamo morti, va bene. Rifacciamo. È stato eroico, dai. Mi sono fatto l'effetto kamikaze. Però è bello, hanno riattivato l'interdizione. Cazzo, non me l'aspettavo. Posso dire una cosa strana, bizzarra? Dica. Cioè, io in realtà non sono morto, sono nello spazio, seduto sul sedile. Ah sì, anch'io. La nostra nave è distrutta. Queste cose in Star City non esistono. Sono che non ho mai visto, quindi non diciamo bugie. Ah vabbè, infatti... Guardate, ragazzi. Abbiamo... Perché devi dire bugie? Questo è un così. Sogno, in realtà io... Ciao Adam, vi è dentro. Provo a suicidarmi, dai. Ah, è live, la 3.0, Adam. È live, sbrigati di andare a scaricare, fai l'update che puoi entrare, dai. Filo alla morte, forza Constellation. Vabbè. Non funziona il tasto per suicidarsi, credo zio che credo che dei problemi. Sì, perché siamo, non è che non siamo solo morti, è che siamo bloccati. Vedo ancora però i segni vitali che stanno in corpo. Sì. Ovviamente questa è una nave che non possiede l'espulsione, forse con l'H scendere. No, non posso uscire nemmeno con H, quindi no. Brutalmente dobbiamo fare un quit. Ah, ma si può settare il menu. Ah certo, giusto, sì quit to menu. Menu. Alex, mi stai dicendo sui missili niente, erano attivi, attivati, ma infatti ha funzionato, certo. Non c'è, però. Ah, si è dato il comandante, mi sa che porta chi guida. Ragazzi, sfido, voglio dire, abbiamo buttato giù 3 navi in 4 dentro una Constellation che andava a 1, erano 2 Cutlass, erano 3 Cutlass e una Caterpillar, voglio dire. Siamo morti ma eroicamente. Questa series ha smesso di funzionare. A te? No. Io ci sto. Io ci sto. E a me no. Zio, quando vuoi. La verifica. Sì, prima l'avevano tolta sta cosa, Pike, è vero. Hanno tolto il discorso dell'interdizione. Una volta mi ero così incazzato che ci avevo messo 20 minuti per far decollare la nave. Ero partito un'altra volta per Delamar. E soltanto che nel frattempo ero stato interdetto 18.000 volte. Poi il Quantum Travel si inchiudava sempre e faceva... E quindi smadonnai, feci un rage quit, spaccai il computer. Per questo che Iron Danny mi ha dovuto prestare la 980 Ti. Ecco. Non sapevo come diceva. L'avrebbe detto. Vado? Proviamo. Beh, House. È molto brutto che va in toletta sotto. Perché non c'è poca. Alex, tu sei rimasto in gioco. Su un server da 30 a 50. Sto rientrando, avevi pazienza, mi sta crashando in continuazione. Quella era la frizione andata, zio. Tu intanto avvia, poi io vi raggiungo con il server. Che prima sono entrato. Però scusate, ma prima devo fare un bello screenshot un attimino. Scusate, non mi succedeva da un po', e quindi faccio uno screenshot e poi me lo salvo. Comunque okay, molto poco utile la torretta inferiore della no, era gata, non è che era molto utile. Tu la davete come era prima? No, lo so, ma più che altro chi sta sotto non può sparare, perché se tu apressi il muso tu chi sta sotto non vede niente e quindi può targettare. Ok, sono dentro. Aspetta che qua la situazione... Ragazzi, siamo un 32, grandi, grazie. Meno male, va, anche qui su Twitch
su, magari su YouTube eravamo di più, non fa niente. Siamo su Twitch perché va meglio, fondamentalmente quello. Contact list, sei rientrato? Ditemi quando li siete dentro, eh? Io sono dentro. Manca solo Ale. Io sono dentro. Allora basta, ci siamo tutti. House, prova. Ma però Ale non è dentro il gruppo. Perché non è in gruppo, Ale? No, non è perché era crashato. No, no, c'è, c'è. È in gruppo, ma è offline. C'è. Okay. C'è, c'è. Van Diem. Sì, ma io consiglierei di prendere una Constellation Andromeda adesso. Eh beh, per forza, se no aspetta mezz'ora. Facciamo USA, EU o House? Prima che avevi fatto? Best. Prova a fare EU, beh, vediamo che succede. Vediamo con EU, mi immagino. Cioè, scusate. Oddio, forse su EU. Mi era il messaggio della Robert Eggs che dice che era 2-0 nel live. Adesso ricordo io. La posso ammazzare? Ma mi dispiace per Bayor. Bayor, te possino. È un membro della CIG grandissimo che mi ha aiutato parecchio per quanto riguarda l'account, il reset dell'account, come dicevo nel video oggi. E perché loro vi mettiamo la 3.0.1 e poi quell'altro. No, 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 ma ho detto di metterla live, non PTU, barboni! E quello. Sapete che era appena tornato in questo momento, è tornato, o si è svegliato Chris, è arrivato negli studi. E ha detto: oh, come va oggi? E dice: guarda, abbiamo fatto la PTU. La 3.0.1, ma come la 3.0.1? Ma avevo detto di fare. E insomma, hanno messo live perché lui si è incazzato un frame po'. Frame come non. Mamma mia, 65 fps. È aia, come prima, bellissimo. Bello, ma non balla. 30 fps, quasi non ci credo. Fabri, aspetta, non ti preoccupare. 78! 70. No, no, è fantastico. Guarda, 79 adesso. 77. 80. 82. No, è scesa. Ma è bellissimo. No, era andato 80. Madonna come è fluido. Madonna come è fluido, non l'ho mai visto così fluido. Ragazzi, meglio è. Oh. Ma è fighissimo quello così. Cioè, non mi fate schifo allora, neanche quando sprintate, che è una cosa non che non odio. Non frizza neanche adesso. Ma fermo, non frizza. Ditemi se vedete. Non vediamo più. Anche se però vediamo adesso che dopo lo vedete? Prova sì, avvicinarvelo. Molto piccolo. Però è successa questa cosa. Ah no, è giusto. Bravo Pike, hai vinto una bambolina. Niente, no, per te così. Oh, 60 az 56 az. Lo sai perché? C'è una spiegazione semplice semplice. C'è nessuno. No, esatto, perché in EU, EU abbiamo le connessioni tutti di merda e stanno tutti bestemmiando scaricando la 3.0 live. Mi sembra di sentire le bestemmie di Zinga, che oggi ho visto un attimo online, credo che lui abbia scaricato la BTU e stasera si ritrova la live. Anzi, che non gli hanno fatto gli scar... Non esistono gli FPS, è uno sticker. Raga, io vado benissimo, non so... Anch'io. Che dura molto. Vediamo un po', hanno dici che avevano sistemato anche questi, ma something I can help you. No, no. Oh, sì, 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 sì. Hanno sistemato anche i PNG. Make a delivery. Make a delivery. Make a pickup. Goodbye. How it's going? Sentiamo. You know, living the dream. Ma che bello. Ma va fanculo, va. A me è piaciuto. Lo sai, vivendo un sogno, ma va a cagare. Allora, io spawnerei una... Che ne so. Ci abbiamo tutto. Abbiamo anche la Caterpillar volendo, ragazzi. Ma no, piglia la Constellation Andromeda, che è la versione pestosa. Your ship has been delivered to the following landing pad. Your ship has been delivered to the following landing pad. Please try later. Ah, dire così. Dove siete? Dov'è che siete? Come diceva dici Davide. Tu dove dobbiamo andare. Aspetta che, scusate un attimo, mi sono ricordato una cosa. Porca puttana, hanno cambiato tutti i tasti. Sono Davide, mi ammazza stavolta. Aspetta, se sta vedendo la live. Te l'ho penso... detto, te l'ho detto. Gliel'hai detto? Sì, che live, che non è uno scherzo. Chi ha messo? Opla!
Mi mandano ste cose nel gruppo, vabbè. Che ti hanno mandato? Roba di femmine. Ah, ho capito quello che ti hanno mandato. Tanto per... Allora io ho preso... No, vabbè, Davide, ma perché? Cioè, e vai, quindi tutta la manfina della zia non è servita. Vai a fare in culo, l'ho fatto per te, brutto stronzo. Ma come mai sta cosa della 3.1 adesso? Lo vedi, Davide, che non capisci un cazzo? Ti ha scritto 3.0.1, porco mondo. Ti ha fatto vedere lo screenshot. Perché non capisci un cazzo? Perché? Perché non capisci un cazzo? Grazie. Ma no, perché? Che cazzo fai? Perché sei aperto il portellone? Dove stai? No! No. Ma dov'è che... E basta fa sta cosa, ho capito. Dai, dunque, prendiamo. Abbiamo preso la. Qua. Dov'è? 09. Bravi. Che lettera? A08. A07. C04. D3. S12. Affondato. Aeroplani non sprintare, smettila di sprintare. Ma non so dire il porro, veramente. Mi so dire a te. Se no si vedono i cali di frame. Oh, non c'è portelloni. Non è vero, è uno scherzetto. Non è vero, bugiardo. È uno scherzo. Ma quello è Iron Danny? Sì, mica hai visto Superman. Batman, di poveri. Aia. Guarda un night party. Quanto mi piacciono ste luci, oh. È bellissimo. Enter pilot seat e vi apro la nave. Torretta. Che bella mia nave. Che bella mia nave. Manca l'ala. Che bella la mia nave. Che bella mia nave. Sai quanto te prenderemo in giro? Lo sai? Press to unlock e open exterior. E fly ready. Welcome to Comet Space Industries. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Salverete il mondo. Chi è quello lassù? Ti stai alzando? No. Ma ci stai provando almeno? No. Siete tutti dentro? Io sono con la Gladius. No. Sono venuto con la Gladius. Ah, ecco che era quello stronzo là davanti. Sì, ok. Grazie. Ma come si fa a trattare così male i propri... Fammi vedere un po'. Tutto chiuso. Tutto a posto. Ok, riproviamo. Ci riproviamo o no? Dove dobbiamo andare? All'Eschi? All'Eschi, sì. Vediamo se ci interdicono un'altra volta. Allora, l'Eschi dove stava? Aspetta, mi ricordo. Che cazzo stava all'Eschi? A Delamar, ok. Oddio. Che cazzo hai fatto? Mi sei venuto addosso mentre stavo facendo settore. Omicidio a Porto Isar. Ma mi hai sfondato mezza nave. Oh, la pazza. Ho visto la gara di un settore così comico. Paura che ci sia un bug per cui non puoi usare la torretta sotto se stanno usando la torretta sopra. Dici? Non riesco a entrarci. Ragazzi, io sto a 36 frame adesso, eh. Ma io sono fluidissimo. Anche io. Mi siedo. Non lo diciamo, ragazzi, non lo diciamo. Ecco qua. Vedo il pianeta. Stavolta c'è. Eccolo! Cazzo, mi hanno bloccato! Chi? Sto a 100.000 km da voi. Volevi andare da solo, eh? Torniamo indietro a salvarti. Ma non riusciamo a beccarlo. Cazzo, allora, sti stronzi. Cazzo volete te? Mi sono mancate questi. questi momenti. Killer, addirittura ciò. Lo sapete prima, molto proprio. Chi è che ha sparato? Io. Funzionava. Raga, ma che ve vergognate a scrivere in chat, scrive solo Pike. Diteci, tanto ormai... ho capito, siete rimasti lì col video e vi ringrazio, ma siete andati a scaricarvi subito la 3.0.1 live, eh? Lo fanno, cioè, avete ragione pure voi. Chiamali scemi.
Ammazza, qualcuno si è subito offeso, è andato via. È da 26 a 25 siamo diventati. Vado a chiamare un po' di barzellette, vai Drangol, vai Drangol, vai, questo mi sei mancato prima, perché poi devi sapere, non c'eri, prima che tu entrassi ha cominciato a raccontare freddure Alex. Non dico niente. Belle freddure. Dark Jason, belle, ciao, sarai curioso di vedere il pianeta, ci stiamo arrivando. No, no, siamo sbigottiti, Magic Peo, e beh, vabbè, però qui su Levski aspettiamoci un calo sensibile dei frame, eh. Anche se, vabbè, 33... Cioè, Levski, oh. Eccovi il pianeta. Pianeta, è un pianetoide, planetoide asteroide, non è proprio un pianeta, ma... Ecco qua. Cioè, insomma, è un sasso, dai, abbiamo capito. Sì, aspetta che sono arrivato fino a qua, Fabri, vedi se hanno messo le collisioni negli asteroidi, certo, poi la sbatte, esplode, devo ricominciare un altro, magari dopo, eh? Magari, forse. Dark Alex, Jason, ti piace il pianeta? Ecco, la caterpillar è difficile da buttare giù con la Gradius. Sì, veniamo a aiutarlo, no? Lo intercettiamo in qualche modo. Devo cercare. Ma li devi distruggere tutti per ripartire? Di qua, cazzo, vogliono... Io stavo andando a uno all'ora praticamente, scusate. E infatti dicevo, ma... sono scordato di partire col... Eccoci, perché però lo sai che c'è, il problema è che devi stare in campana, perché se superi Levski e stai andando tipo a 600, 700, eccetera, eccetera, il problema è che non riaffermi più manco se viaggio Gesù Cristo, non la fermi proprio, perché questa è proprio una corriera di quelle... Ragazzi, scusate, ma io oggi ste cuffie ne sto a regge. Abbiate pazienza un secondo, non ve sento. Scrivetemi. La faccio più oggi. Non ci fa schiantare. No, cominciamo a scendere. Vedi, guarda, mo guarda quanto ci mette a scendere da 400. La superiamo sicuro. La tocca a mettere la linea. Diametro di Delamar, dunque, diametro di Delamar, ma che cazzo ne so, Isidro, ma che domanda mai fatto? Non lo so, non scherzo, sto scherzando. Che... Se, aspetti un attimo, facciamo un giro, metro nastro, io resto qua, Snake, se fa il giro. Ciao, ecco. Ciao Amidala. Amidala 1988, ciao, no, non mi schianto sulle montagne, ci provo almeno, ecco, arrivo, ecco qua. Isidro, si scherza, per carità. Però intanto posso dare questa informazione, a sinistra della nostra nave in questo momento c'è un cratere che ha estensioni pari a tutto il territorio di Skyrim. Compresi i cavalli che si arrampicano a 90 gradi. Pure. Ah, mirai, mo te voglio per farcene questa là dentro. Mannaggia, lo so che stai a scherzare. Me la servi, Easy, me la servi, bravo. C'ho bisogno di chi mi serve la battuta, che così io, tac. Sennò se famo dupa... No. Per dire, no. No, ma scrivi qua la tastiera, tranquillo, non fai rumore. Ma scusate, posso fare io la richiesta adesso? Prova. L'ho fatta. Ma dai. Risposta. Grande, finalmente. Madonna, appare chissà che hanno fatto, ma è una cosa che noi ci aspettavamo già da 3.0. Perché non funzionava. Adesso funziona. No, ma infatti sì, verrà. Allora, ce l'ho fatta. Però tu mi hai fatto aprire, ma non vedo. Sì, dai. Oh. Tira fuori il carrello. Ah, che l'ho tirato fuori il carrello. Ah, ecco, che l'ho tirato fuori. È stato un momento di... Ma che non vedo però, Non vedo la... Oh. Non vedi là? No, non vedo la linea verticale, vero? Ma sai che devo farla tutta forse a mano? Forse perché una richiesta l'ho fatta io? Poi tu la vedi? No, vedo un cazzo. Bene, si vede che è femmina. Quindi l'hanno aggiustato ma a metà. Madonna che fatica, adesso io provo a entrare ma... Ve lo dico, alt... Ma quando hai fatto la comunicazione hai preso il mobile gas? Quando hai richiesto l'atterraggio hai utilizzato il mobile gas? Ma porca puttana, stanno i pirati pure qua. Abbassa leggermente avanti, abbassa, avanza ti pare facile, aspetta. avanza ancora un pelo. Che ti scendi così veloce, oh?
Leggermente sulla destra, strafe sulla destra. Sta ancora entrando. Sulla destra, questo scendi, è atterraggio manuale, eh? Strafe sulla destra, strafe sulla destra. C'ho pure di... Ancora scendi, buona. Aspetta che mi buona così, sta... vai. Fermati. No, 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 perché hai fatto questa manovra? Perché pensavo di stacco Z. Strafe sulla destra. Strafe sulla destra, buona, scendi così, basta. Wow. Ora diventeremo pirati perché tu non hai fatto... Mamma che scena, oh. Se abbassi un po' il muso, beh, okay. Eccolo, no, troppo. Un po' di meno. Eccoci. Sembra vero. Ok. Siamo arrivati a... Io posso dire una cosa? I no. frame sono uno sballo. Cioè, io sto andando ancora benissimo. Io pure. E siamo a Levski. Fermi tutti. Aspetta. Sono arrivato. Comunque la caterpillar non l'ho buttata giù. Non riuscivo a buttare giù gli scudi. Ma nemmeno essere così triste, voglio dire, Cazzarotti, ho lanciato tutti i missili, sparavo, lanciavo i missili, sparavo, lanciavo i missili. Ma non è che mentre stai giocando stai sentendo ancora quella musica di merda? Scusate, ma dov'è Iron? Io sono bloccato letteralmente nella torretta. E beh, fai H. Non funziona, l'avevo già fatto. Sto buggando dentro la torretta. Non è che forse è spento tutto, quindi non posso uscire. Può essere, aspetta, prova. Sai com'è? Tanto bene. Io sto invece cominciando a soffrire un po', eh. Eh sì, sì. Lagga bestia un pochino, pochino, però 19. Sì. Ci dovrebbero pagare. Io sono pirata comunque, com'è? Che sono atterrato perché tu non funziona il discorso della... Perché che funziona che faccio la richiesta io. Ma la devo fare pure io, ma perché poi... ecco perché non vedevo la linea verticale e mi portava sulla sì, vista. Mi sa di sì. E conseguente... autolanding, diciamo che l'hanno aggiustata a metà questa cosa qua. Vabbè, magari è solo adesso. Engine, aspettami. Nel frattempo sto chiamando l'ascensore. Prova. Welcome to Robert Space Industries. No, non c'è il posto exit. System check. Vai con H. Vabbè, dai, ti lasciamo qua. Sì, faccio la guardia. Ah, sai qual è il sistema, zio? Adesso andiamo giù. Tu spawni un'altra nave, così questa scompare e lui certo, si libera. Esatto. Ah, aspetta. Ma va. Cioè, tutta sta preoccupazione per niente. Fai come se sbloccarlo, clicca un po' dappertutto e... Sì, sempre il solito Iron Danny. Eccola, guarda che scende, mica mi aspetta. Ma neanche ti vedo. Ah, ecco, sei lì. Prego, prego. Camma, fago, kist. Non ti muove troppo, muovete poco perché qua la nave do bene la situazione. È immobile. Possiamo correre, Danny, guarda che ti vedo che stai sprintando, Ma non sono, io sto fermo. No, no. Perché la nave c'è? Ok, 10 frame. 16. No, no, adesso mi sta tornando buono, dai. No. Press to unlock, no, io ho fatto press to lock. Così vabbè, non c'entra nessuno. No, non te la fregano, ma anzi sa mai. Ho fatto non presto unlock, proprio presto lock apposta. Tac. Andiamo un po'. Ascensore l'ho già chiamato. Lo richiamo, non mi fido. Come quando stai attraversando la strada e tu arrivi e ci sta già la gente davanti al semaforo. Io la ripremo, va bene? Lo ripremo, perché magari non mi fido delle persone. I know you just landed, but I kind of infatti non ci sta area to make room for other customers. Sorry. Ha detto sorry? Non possiamo. Non c'è l'ascensore. No, non c'è proprio l'ascensore. Sorry, Ale. È rotto l'ascensore. Già, lo piggio io che c'ho il testo. Guarda qua, il ditino magico. Eccomi qua, sono arrivato. I will smoke another cigarette. Qui rimarremo, secondo me. Io sto camminando normalmente, non so. Non è questo dei rallentamenti, che non si apre più l'ascensore. Ah, allora provo anch'io. Call.
cazzolino. Io non vedo Alex solo. Vedi? Zio, ci conviene risalire sulla nave e rifare la procedura sperando mi che va... apra da un'altra parte. Ecco qua, la scienza. Ragazzi, è impossibile che la nave non c'è. Ops! Cazzo! Emmo? Non devo sbagliare la nave. Ma com'è al aperto, ladro. Va? Al ladro! Questo è uno scherzone! Che perciò lo stellato? Allora, devi... Alex, dove stai tu? Stai atterrando? Alex, sono già dentro. No, torna fuori. Torna fuori, decolla con la nave, prendi un'altra. Ma io sono la Gradius. Non fa niente, ci serve che ci apri la porta perché siamo rimasti bloccati. No, allora no, aspetta, torna giù, prendi una Constellation. Voi dove siete? Sul Hangar 4. No, c'è anche un altro sistema, lui può attivare dall'altra parte l'ascensore. Io ti posso ci libera dell'Hangar 4 se vuoi. Esatto, puoi scendere bravo. Giù apri. Ci viene apri. Capo, sì, che scendi? Ecco, chi è? Arrivata una freelancer. Boni, è arrivata una freelancer. Uccidiamolo. Ma che uccidiamo? Una morta. Cazzo vuoi? Io ho una sperla, siamo disposti. Oh, avete preso l'hangar più buggato, non si chiama, manco di qua. Oh, guarda, questo c'è il fucile azzurro, che figo. Saliamo sulla nave di questi qua prima che... Proprio pirati al 100%. Guarda che sta fa, guarda che sta fa. Che saltella, oh. Si sta ingruppando il pavimento, fammi capire. No, sta prendendo il tango. Se sono fregati la mia nave. Lallara. Salute. Salute. Mambo italiano. Ma... Però i frames sono saliti. Questo non scenderà mai da qua se stiamo qua intorno, raga. Questo pensa che gli volevamo fottare la nave. Lui, strano, come mai? Come fa a pensare? Un saluto. Ciao. Allora, il pulsante dell'ascensore 4 non funziona. Ma se mettiamo questi missili qua, mettiamo dentro la nave. Non riesco proprio ad aprirlo. Okay, facciamo qualcosa per fargli capire che siamo amici, che gli vogliamo bene. Tira fuori il fucile. Che lui... non ce l'ho. Cioè, non ce lo fa fare. E qua non si può passare, no? No. Ma sai che bello, non ero mai venuto da sta parte, non l'avevo mai... Io consiglio di usare tutte le nostre... diciamo, doti diplomatiche. Sì, perché altrimenti da qua non ci spostiamo. A meno che Ale non prenda una Constellation. Chi è sta Constellation? Perché non scendi? Sì, puoi. Vabbè, no, finché c'è questo qua, ma tra poco adesso... Siccome si accorge che non funziona l'ascensore, se ne va via questo. Devi aspettare, i computer sono un attimo in pena. No, questo non scende proprio dalla nave, vedrai. No, è già sceso. Non l'ho manco visto, io stavo lì dietro. Ah no, è qua davanti all'ascensore che prova a scendere. Adesso capirà che non funziona l'ascensore. Trangle. Sembra una nave. Veramente? Zio, vieni all'ascensore perché se funziona rimani qua da solo. Eccolo. Ma cos'è che sono ste minacce? No, ma non funziona. Se ne sta rendendo conto e si dispera sdraiandosi per terra. Io ho detto, ma per caso sei prenaggio? Okay. Che cazzo sta facendo? Io direi, ragazzi, proviamo a ucciderci. E ci farà respawnare qua? Non credo. Può darsi, non lo so. Dai, proviamo, dai. Proviamo, perché tanto questo non ci abbiamo attraverso. Maestro. Oh, decidete, io non riesco a prendere la nave, dice che ci sono i cosi occupati. Mi uccido. Ti sei ammazzato? Oddio, è morto! Così! Sono morto, così. Ma come sei morto bene? L'ascensore. Ecco. Sono morto bene. Ha aperto l'ascensore! Sei un bugiardone. Dove sei nato? Sei un bugiardone. Sono nato... Lo porto a Lisa, sicuro. Sono nato a Cantù. A Shadow Moses. Il problema è che nessuno può entrare da dietro perché nessuno può atterrare, è easy. Nessuno può entrare da dietro. È detta male, lo so, però. No, lui ha detto dal retro, comunque il senso è quello, easy. Guarda, qualcuno è tornato, non andate via tutti, aspettate che tanto vi facciamo vedere tante cose belle, non vi preoccupate. 15 vi aspetto, boom. 15 vanno via in botto, in blocco. Dannate. Quindi si può entrare da dietro.
È veramente angosciante. Per un attimo mi sei riapparso. Allora vi dico, sì, sono vediamo, no, dove sono? Te non lo sai tu. Se non si alza questo sacco di patate. Sì, ma sentiamo lontana di quello, visto che è la terra. Imbocchiamo dentro. Aprite la terra. Ma è aperta? Sì, è aperta la nave, che facciamo? Ma non ho detto che chiuso il portello. Non hai detto. Ma io manco ci ho provato, perché mi immagino. Sono a Porto Alisar. Papà? Sono a Porto Alisar. Bene. Ciao, vi raggiungo con la mia constellation. Ti aspettiamo? Capirei. Se vuoi fare qualcos'altro, zio. O ci ammazziamo. O vi ammazzate le componenti qua. Ci usano una briscoletta al volo. Il cereale preferito. Sì, il cereale preferito dai vampiri qual è? Da Drango, dillo. Ho paura. Sì, dai, ha aperto il portello. No. Bravi. Ha aperto il portello, bravo. Ma l'ha chiuso, bastardo. Avi, ma lo vedi che lui sta ancora dentro, non è uscito. È rimontato. No, l'ha chiuso. Please. Please, aprimi, per favore. Disculpami. Aspetta. Prova a scrivere. Disculpami. Prova a scrivergli, va. È scappato. Uce Adam. Ci sei, Adam, ci sei. Aiutami. Comunque un serverone questo. Sta arrivando Adam che ci salverà. Adam, Adam, arriva il nostro amico, scappa. E tu ci sei amico, Adam. E vida Adam the Master. Drangle. Ta 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 ta. Allora, ta 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 ta. Mo io scrivo, scusa, era con la U. Open the door, please. Come in. Fuck you, son of a bitch. Oh. Madonna, potessi tirarti una col railgun, se avessi il railgun. No, io non ho il railgun. No, ma non ho rubato. Non più, è vero. Bastardi. Ecco, forse l'apre, aspetta, forse l'apre. No, sì, no, non è lui. Allora, ho un'idea, mettiamoci per terra. Io sto venendo con la catra, vediamo se riesco a arrivare. Anch'io. E rotoliamo, così capisce che siamo dei cazzoni. Ma l'avevi capito già, eh? Non è questa la mia catra. Ah, se capisce, cazzo. Nel senso, cazzo, Drangle. Siamo riforniti. Non riusciamo a entrare nell'ascensore perché siamo troppo riforniti. È indeficiente questo. Oh, rotolo. Rotolo, questo così è rotolo. Lo so. Oh, mi sa qua, che mi hanno intercettato. Sì, ormai dici? È fisso. Sulle tratte lunghe mi sa che ti intercettano. Cosa brutta. Arrivo, non mi hanno intercettato. Stiamo attendendo Adam che ci viene a salvare. Contact. Chi non derme? Cioè, i pirati mi aspettavano appena fuori dal Quantum Drive. Eh certo, dove mi aspettavano? Dentro? Ma io non starò qua a perdere tempo con voi. E tu non partirai. E tu non passerai proprio. Allora, raga, o ci ammazziamo e torniamo a Porto. Ma no, scusa, sono arrivato a Levski adesso. Ok, ammazziamoci tutti. Andiamo a fare una bella gara su Daymar. La gara su Daymar sarebbe figa, Io te la porto. Ma fatta bene, però. Ma che è? Una bella Shubin Eagle Flats. Ciao Gasta, buonanotte. Ciao Gasta. Presto.
Dai, c'è rimasta ancora una mezz'oretta di live. No, sono nemmeno. A 58 km ma sto ruzzando come un dannato. Manca poco alla fine della live, dobbiamo prendere le tute. Mentre si aspetta cosa fa una biretta, sì, dai. Ma dove sei? Manca poco? Ah, comunque, quello della nave è sparito. Sì, però se lo va via io come faccio a entrare lì, sto zotico? Tecnicamente dovrebbe sparire anche la nave, a meno che non sta dentro nascondendosi. Ti abbiamo costretto. Ma cacciato perché stava anche sparito. Ti è sparito davanti? Bene, magari sì, sparisce sì. Pure la nave. Leviamoci un po' dalla vista. Ecco qua, sono decollato. Dove state? Sempre lì. Qual era? Il 4? No? Sì. Sì. Quindi tutto a sinistra. Arrivo. Tutto a destra. Venendo tutto a destra. Tutto a destra. Sì, vabbè, dalla mia posizione è a sinistra. Notte Django! No, Django. No, rimane, è Isidro che si è nascosto come Han Solo e Chewie sul Falcon. Sì, noi facciamo gli Stormtrooper. Ma non si apre il portello. È sparito. Okay. Visto. Adesso si apre, si fa la richiesta. Faccio la richiesta. Aprite, portellone di merda. Fatta la richiesta. Vediamo. A meno che... Eccolo, no, si è aperto, eccolo, vai. Stavo dicendo, a meno che non riconosca noi come entità qua dentro e quindi... Come ti salvataggi! Non mi dica che sei venuto con la Gladius però, eh. Ah, oh, con la Catlas! Grande! Vieni a prendere! Ecco il barbone! E sopra ci sono pure io, che lo distruggo adesso. Sì, così non si salviamo più, proprio mai, nella vita. Yeah. Perché non va? Da te. Più avanti, fate un più avanti. Vai N. Già ho fatto, sta facendo lui. Ok. Ma guarda che non riesco a guidarla più, devo abituarmici di nuovo. Troppo sensibile per me. Col mouse esageratamente. Che è quella Catlas verticale lassù? Snake! Sono io me! Apri e carica. Momento. E poi richiediamo un altro atterraggio, non qua. Un'altra pista, voglio dire. Però, voglio dire, 24 frame a Levski alla fine. È buona. Dai. Aperto. Ormai è un po' che siamo, sì. Grazie, caro. Salimmo su. Siete tutti e due? Io sì, Iron non lo vedo più. Aspetta, che ho un po' male tecnico. Cioè? Mi sei bloccato il pazzo. Ti sei bloccato il cazzo? Il pupazzo. Non ho capito. Il pupazzo sei bloccato. Ah, il pupazzo! Che è sto pupazzo? Personaggio sarebbe. Oh, dai su, ok. Dai. No, Crash. Okay. C'hai il Mobi Glass. C'hai il Mobi Glass. Ah no, non c'è più. Sei entrato con il Mobi Glass. Sì, sto mandando un SMS. Ma perché sei tutto ingobbito? Che è sta faccia? Guarda che fare sospetto che c'è, quel fare rosco. Chi è? Che sta sono eretto. Chi è qui? Che state a fare? Si può buccare chi dentro. Devo andare? Ma sai l'illuminazione come è migliorata qua dalla Catlas? Oh. Basta un neon. Ma sono riuscito a nerda. Decolla e prova a rientrare da un'altra parte. Sempre qua. Igor! Dice, ma gli manca la gobba. Insomma, ce l'aveva un pochetto. Ti manca la gobba. Eccolo, guardalo. Sì, padrone. C'è un interruttore sospetto lì, ma non vorrei essere io il primo. Lupo ulula. Lupo ulula? Rena. Castello ululì. Ma come diavolo parli? Non lo so. È lei che ha cominciato. No, non è vero. Non insisto, è lei il padrone. Eccolo là, casa, grande film. Smigol, no, il mio tesoro, no, era un'altra cosa questo, però è bello pure il mio tesoro. Dove sei? Stai riuscendo a... Aspetta. Un attimo, mi sono piazzato sopra per così mi pare. Aspetta che monto sul copilota così vedo anche la nave da fuori. Mai viste due così? Grazie, dottore! Sono ferrato, okay. Fabri. Se ti metti sopra ti fa fare l'atterraggio con orla, meno credo. Aspetta un attimo. Un po' più in basso. Sì, se ti metti sopra un pad ed è libero ti apre quello.
Però la vedi tu la riga verticale? No, io no. La vedi? Che l'avessero tolta? Boh. Ma no, dai. Oh, 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 piano! Mamma mia, che pelo che gli hai fatto, no, a sinistra. No, ma non c'è la riga, non c'è. Che pelo che gli hai fatto a sinistra? Dove cazzo sta sta riga di merda, mo? Ma avete fatto venire niente, A dov'hai? Ma dov'hai? Stai atterrando? Ma lì non posso atterrare. Perché? Perché non vedo la linea. Ma dove cazzo devo atterrare? Guarda, mo sale su qualcuno. Boom! Ti immagini? Una botta tremenda. Intanto hanno richiuso tutte le piste ai momenti. Vabbè, ci riprovo a chiedere l'atterraggio. Vediamo. Frina! Com'è bello andare sulla carrozzella. Vabbè, come questa è l'impressione che queste tute non le compreremo mai. Quali? Ok, ci riprovo. Ah, dici... Io ve l'avevo detto, andiamo su Iela. Andiamo in Grimax. Una bella cosa, una bella domanda, Drangle, c'ha ragione. Un planetoide senza atmosfera e senza aria, quindi senza ossigeno, come fa a bruciare il propellente? Però tant'è. È un gioco. Ah, ecco perché non la vedevo. Perché? Perché non ero con i carrelli abbassati. Perdonami. È il mio comandante. Vabbè. Madonna, questo è un... almeno 2 gradi in meno. Ecco qua, sto atterrando. Sergente, atterri, sergente. Sì, comandante. No, sì, ma è bella la Gadas, guarda come fa l'atterraggio bene, ma è bellissima, ragazzi. Sì, comandante. Olli. Comandante, okay. Siamo atterrati. Molto bene. Il portellone. Molto bene. Esco. Ok. Tac. Mi butto lì sotto da qua. Tac. Vediamo se io vi aspetto qua, dai. Perché? Ah, perché dici. È perché zia mai succede qualcosa, almeno vi vengo a recuperare. Sì, l'avevo capito, Drangle. È strano. Sembrava tipo l'Iraq post prima guerra del Golfo di Saddam Hussein. Quando hanno bruciato in Kuwait tutti i pozzi di petrolio. Call. Eccolo. Credo. Forse. Dobbiamo mica d'acqua. Vai, aperto. Vieni, Ale. Da bere. Ok, ciao Ale. L'alcol fa male. Grazie Ale. C'è. C'è. Ole. 24 frame. 26. Frizzata. Ah, cioè, vediamo se c'è sempre il solito. Sì, mi stai sul cazzo. Tu mi sei sempre stato sul cazzo. E ti posso pure parlare stavolta. No, ha fatto pure tenoga la testa. Madonna, un to' ti odio. Vai. Sì. Può fare. Hai fatto... ti piace? Cosa? Hai fatto un verso da ghiottone? No, io non ho fatto niente. Ma sì, hai fatto un... Ma ti sai che faccio il decollo, raga? Perché... pure anche io, che... io detesta. Piede. Oh, adesso io mi perderò, perché per trovare il posto dove comprare le tute, io l'altra volta ho fatto un giro tremendo, sono andato a finire sotto, sono salito sopra e poi mi sono trovato davanti. Non so come ci sono arrivato, provo a ricordarmi a memoria, perché a Levski ci sono venuto sì e no 7 volte, non mi ricordo. Poi tutte e 7 volte non è che ho visto sempre il posto dove comprare le tute, però ce la dovrei fare, vediamo. In teoria. E poi c'è, è procedurale. Molto multiplayer. Space. Madonna, come va? 30 frame, ragazzi. Che cazzo? Ah, ok, hanno fatto il fix per Levski. Tutto sto casino è per Levski, ok. Non è qua. Conscientious non è, dobbiamo scendere. Dove è Bulgari?
Non mi ricordo il nome, c'ha un nome. Non è di. Forse là. Luci, Bulgari. Non è qua. Dobbiamo scendere giù o andare di qua? No, da qua siamo venuti. Salute, no, ma stanno tutti pure in live. Ma che cazzo devo fare? Non stanno dire. Scappa. No, ci stanno i village people. Qua ci stanno i village people. Che bei maschioni, non è che devono tanto a tuo favore, Iron, voglio dire. Bei maschioni. Comandante, mi scusi. Sì, prego. Sono fuori dal Lensky, appena fuori gli hangar. Appena bisogno, rientro e riatterro la devo prelevare. Grazie. Va bene, Ambrogio. Devo portarli i dolcini. Magari. Eccolo, trovato, vieni. C'è un raduno di Cutlass. Vieni, Iron, vieni. Spendiamo tutti i nostri 5.000 Alpha Wack, così non faremo più un cazzo in gioco. Ottimo. Eccola. Lo sapevate di sto posto? Sì. Cioè. Sì, questo lo conosco, ci sono niente. Comunque è la prima volta che vado così bene a Lensky. Allora, vai. Vediamo se riesco a comprarla tutta. Ah no, 1.000. Ho letto 4.000, ha preso un colpo. Poi. Vai. Vai. Welcome to the storm. Qui c'è la macchina per fare. Non mi fido, aspetta un attimo che qua. Qui c'è il banco, ma se vuole. Banco. Ecco. Adesso mi fido. Prima non tanto. Meno male, va. Vai. E mancano le gambe. Speriamo di farcela. E non c'ho più una lira. È così che si andrà in bancarotta. Niente, il discorso del Mobiclass non l'hanno ancora aggiustato, perché io non leggo un cazzo su sfondo bianco, perché. Sì, quella è una cosa che devono sistemare, no, sì, che può fare. È una cosa allucinante questa del Mobiclass. Ma come siete lamentosi? C'ha ragione, dobbiamo lamentarci di meno. Ti giri sullo sfondo scuro e leggi tutto, no? Vabbè. Ma quando sto comprando la tuta è un po' difficile. Vabbè, quando per esempio portatevi un cartoncino nero a 4. Tipo. Lo mettete dietro. Ragazzi, vedete tutto. Armor. Tac, e mo sparisce la luce, guarda. E la testa, via. Tutto. Ok. Missione impoverimento compiuta. Torcia funziona. Qui c'è il banco di prelievo. Dov'è? Ok, striscia sta carta. Dai. Che mi serve una 1080T. Dai, forza. Striscia. Buonasera, dottore. Mi dica. Lei sta un po' sulle balle, sa anche lei, perché lei mi parla. Fuck you. Hey man. Via, abbiamo fatto noi, Madonna, raga, guardate che bello l'interno. Beh, adesso si pigliano 4 baghe, si fa chi fa prima 4 giri del cerchio intorno al cratere. Ma ragazzi, guardate che meraviglia, però che bello, guardate anche gli effetti particellari, l'effetto. Ma tu sei qua, Snake? Sì, sono davanti a te con la sedia. Ma davanti sopra o a terra? Guarda. E te vedo. Come non mi vedi? La tua cabina, non, tu non sei questo. Io sono atterrato. Vedi una Cutlass? No, io sono una Cutlass atterrato, sono fuori da. Se vedi gli altri di 4 angoli, io sono tutto a destra. Ero a fare le facce davanti a uno che non eri te. Ma che tu sei davanti. Tu sei davanti ai garage. Non è, io non sono in decollo. No, diciamo, non sono in aria, sono a terra, atterrato sul terreno a destra dell'area di partenza. No, perché c'era un'altra Cutlass in mezzo ai garage. Tacci, no, io sono dalle rocce. Devon, se lamenti crash, hai elevato la. Sì.
Ah, ok, deve. Hai eliminato la cartella user? Se lamenti quei crash? Ok, possiamo anche tornare a questo punto e andare a decollo. Ok, allora decollo, dai. Madonna, che bello qua sotto che è, però, sempre bello. Date la pulizia. Bellissima, ambientazione bellissima. Mi ricorda anche un po' Matrix, quando stanno dentro Zion. Questo dovrebbe essere il 3, giusto? Leva la cartella user e riavvia il gioco, fai un verify magari. Sì, questo è il 3. A sto punto, ragazzi, penso che possiamo anche cancellare la cartella da VTU, voglio dire, abbiamo copiato tutti quei giga, sì. E penso che te ne puoi anche andare a fanculo, no? Per dire. Eh sì. Di là, di là, di là. Sono sul 3, zio. No, di qua, di qua, di qua. Alla, di là. No, 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 di qua, di qua. Di qua, di qua, di qua. Fido? Logicamente. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Di qua, di qua. Ne segue il bello, me segue lui. Ok. Dai, usciamone. Escile. Okay, sono atterrato, vi aspetto. No. Io so perfettamente dov'è. Ci sei? Sto qua, sto qua. Lì c'hai hospital e quindi è qua. Il girettino. E basta, c'è uno stalker dietro che mi segue. Chi è? Ma che vuoi? Ok, dove... Stalker, ragazzi, scusa, prima Easy aveva detto dove spawnare i veicoli. I veicoli li potete spawnare su tutti gli Arcorp Mining che trovate su tutti i pianeti. E anche qua. Qua potete spawnare pure il rover. Recentemente abbiamo spawnato il rover anche su Daymar. Sull'Arcorp Mining di Daymar, giusto? È finita male, ma... È finita male, però vabbè. Allora, io direi a sto punto andiamo un'altra volta all'hangar. Ci stanno aspettando, ragazzi? Dobbiamo prendere la nave? No, ti sto aspettando. Vieni all'hangar 3, sono appena entrato. Of course, quindi scendiamo giù. No, go up il cazzo, sotto. Ah no, giusto, go up. Vabbè, vabbè, a monte. Ci mancano solo gli annunci di Trenitalia, navetta per Delamar in ritardo di 3 anni luce. Ci scusiamo per il ritardo. Per il disagio, scusa. Oh, guarda. Ci sei? Sì. Quali? To customs. Pa 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 e Levski se destra. No. Ragazzi, cos'è questo silenzio, voglio dire? Cioè, io sto facendo una gara col rover. Dove? Da solo. Da solo? Tu e Snake? Cioè, no, ci sono io sopra una Saber che inseguo un tizio sull'Ursa che si è appena incastrato in mezzo alle rocce. Hangar 4? 3. Caspita, qua. È scritto su. Di qua. Lo vedo, vedo. Get down. Non l'ho preso perché non funziona la scelta. È rotto, dobbiamo chiamare i tecnici. Mo' arrivano i tizi della Sirti. Mi vedo che apre il portello. È fighissimo sta cosa. Ti aspetto, ti faccio, te dico. Assista. So già che quando sarà rilasciato penso che recupererà la vita. Dai. Arrivo. Non giuro il conducente. Scatto. Non. Sai quando scatto? Quando sprinto. Portellone aperto. Perché non bisogna sprintare. Esatto. Anche perché mi prende un coccolone. Grazie, capitano. Chiudi, chiudi. Sto volando! Vabbè. Puoi chiudere tutto, capitano. Prego, vadi. Un attimo, devo chiedere l'autorizzazione, se non mi apre col cazzo.
Ah già, se no si incastriamo là sopra proprio. Io vengo sul copilota. Ok. Io ando al bagno. Ah. Occhio al bagno che ti ci incastri, eh. No, tutto ritardo. Sui carrelli, capitano. Perfetto, capitano. Dove andiamo? C'era una Catlas, credo sia Snake. Adam, no, seguici. Snake sta con la sabre. E allora è Adam quello. Adam, cosa seguici. Ah, Adam. 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 Zio, mi rinviti nel party? Perché non ci sei più? Eh no, sono crashato prima. Ah, c'hai ragione anche te. Ci sei ancora, eh? Vero? Eh certo, ti vedo. C'è un party che resiste anche al crash. È regolare. Adam sta sul rover. Riprendi la nave. E dove sul rover? Qui intorno? Dai che andiamo a spawnare su Daymar e poi, poi chiudiamo. Andiamo su Daymar? Sì, con un rover magari. Serve una conni per portarsi. Ancora lo prendo il rover con sta nave. Andiamo. Ma no, su... ma no, lo spegniamo, il rover lo spegniamo lì là. A Daymar. Allora andiamo a Daymar. Let's go to Daymar. Ah, quindi quello che stavo inseguendo. E ci stiamo sui 30 fps fissi. Ah, tu dici te, scusa. Vabbè, piano piano. Tu dici te. Tu dici te, te tu dici te. Tito, te tu un taritinto il tetto, tanto te tu ti intendi tanti tetti di tinti. No, zio, non posso credere che tu conoscessi questa cosa. Eh sì, sono anziano. Ma sai anche 6666 assassini sono stati assassinati sul sentiero di Sassi Sterpi? No, quello no. Questo non l'ho mai sentito a vita mia. Cosa spari? Che cazzo sta te? Ah, ma perché trovi Daymar? Devi rientrare a questo. Delamar. No, Delamar è questa, Daymar dentro. Scusa. Arston. Arcorpo. Crusader. Zoom. Sì, eccolo Snake, è abbiamo davanti 5.000 metri e mi ha superati di bestia. Che animale. Sto col Moby Glass e sto a fare qua casino. Vabbè, vado su Crusader perché non mi fa settare un cazzo. Dove andiamo? Su Daymar? Hardcore Mining. Su Crusader perché non riesco a settare. Ma Snake si offende per caso. Ma mi devi prendere prima. E sono torretto, la prendo sicuro, tranquillo. Sospetti i motori. Hai finito il boost. Oh, sono appena partito e mi hanno intercettato già. Me sa pure a noi. Ma perché vibra così tanto sta nave? È perché ti hanno intercettato. Ma porca puttana, ci hanno intercettato. Eccolo. Sono due. Porca bella. Sono due. Capiamo, sono due. Posso sparare? No. La grazie. Ma perché non puoi girare la torretta? No, io non sto sulla torretta. Ci sono io, non gira. Ok, si gira. Fare che gira. Maronna, quanto spaccano i testicoli questi. Wow. Senti che musica, oh! Vai! Oh. Bella! Bastardo con la Gladius. Gira. Eccolo. Vai. E vai.
Mazza che esplosione, ragazzi. Vedo Maverick. E prendiamo la rotta. Oh, quando arrivate all'arco. Finiti. Via, 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 riprendi, bravo. Mamma mia. Che torrettista serio. Top! Nata volta, mo, ma che palle! Cazzo, salti in due, porca miseria. No, ancora! Cazzo, un Buccaneer. Ma devo sempre credere. Sembrerebbe Drangle. Sembrerebbe, non lo volevo dire. Cazzo, non te sparo, te prendo. Ma in realtà credo che sia anche per la miglior fluidità, tra virgolette. Tra molte virgolette del gioco. Comunque stiamo a 35 fps adesso. È da un po' che stiamo in questo server poi. Sì, ma comunque è veramente figo così, dai. Piano piano risolveranno tutti i bug, piano piano. Poi la 3.1 porterà qualche altra cosa, non lo dire. Non serve, ti sente, lo so. Ma che spariamo a cazzo? Perché? Eccolo! Gli hai sparato tutto, gli hai sparato! Tutto! È andato! No, vai, carta la serie dei missili a grappolo. Te li fa ricaricare? Vai a mangiare le brioche, Nini. Ma sbaglio, è troppo forte, spara. Ma merda che... Ma cosa radius? Ma porca. Ce l'abbiamo in coda. Vado avanti. No, ce n'è un altro, coda. Ma che cazzo sono? Ah, vai, su, vai. Grande. No, non lo muoio. Vai con i missili, Alex. Grande. Cazzo, non li ha presi. Che strozzo. Dai, è l'ultimo. Pronto per quanto tra vuole ripartire poi. Ah! Oh, che cazzo è successo? L'hai evaso. Controllo della nave. No, non più controllo, non governo più la nave. È tutto ok. Chi è che mi ha tolto l'energia? Nessuno. Ma avete tolto energia ai motori, vedo che non c'è più energia ai motori. E io non ho più energia ai torrenti, ho rotto qualcosa. Ecco qua, l'ho ripristinato. Ok. No, non ho toccato nulla. No, vedevo che era zero i motori. Porca puttana, si sta sparando. Abbiamo energia bassa, non posso sparare. Ricarica, aspetta. Che te ricarica. Rammalo. Aspetta, ma siamo in overlink, sai te? Forza. Abbiamo surriscaldato tutto. Oddio, cazzo, figo. Figata totale, aspetta, controllo. Aspetta che provo a sistemare. Porca no, c'è stato, sono due. C'è stato un altro, porca. Ma se dai tutta energia ai motori e metti il boost e provi a lasciarli dietro. Cosa succede? Dovrete partito? Ma io provo a riprendere la rotta, vediamo se riesco. Sì. Vabbè, non riesco a vedere la rotta. No, è sempre interdetta la rotta, porca puttana. Ma metti il boost e cerca di lasciarteli dietro. No, no, c'ho i suoi motori, c'ho proprio i motori surriscaldati, non posso mettere il boost. È presente il triangolo dove si è scritto scudi, il motore. Eh no, è rosso, Stel. Il triangolo. C'ho il 33%, ma è tutto rosso. Non posso. Posso provare. Voi sparate con la torretta, ce l'abbiamo di coda. Cazzo. E se vi potesse venire a aiutare, ma. Ma io sto cercando di fare, dai. Ma guarda che abbiamo le Gladius, ragazzi, sono più veloci, no? Lo so. Ma magari loro non boost. Fate se riesco a sistemare sto cazzo di energia, porca puttana. Allora, vediamo un po' menù. Ok, non ci stanno recuperando. Allora, hit siamo nella merda. Ecco qua. Ok, menu. Ci stanno recuperando? Lo so che ci stanno recuperando, sì. Non c'è bisogno che me lo dici tu. Provo ad andare in stealth, vediamo se ci vedono. Prova.
Sì, no. Sì, mi vedono. Sono targetato, vedo. Allora, do più energia ai motori, perché c'ho proprio... c'ho due simboli di esclamativi sulle armi e sui motori. Vuol dire che c'ho proprio problemi in quella zona. Scendo io in surto, aspetta. che cos'è qua? Va bene la torretta lassù? Sì, sono intero, sto qui. Sei intero? Sì, sì. Sicuro? Ho ripristinato. Ok, se l'ho fatta. No. Sei sicuro che sei intero, sì? Ma sì, zio, cosa vuoi che siano dei pezzi così? Ho ripristinato l'energia. Non so come cazzo ho fatto, però ho ripristinato. Sai perché c'è un... Ma perché c'è un badge repeater qua dentro la... Sai che mi sa che è un pezzo di quelli che avete sfasciato? Mi sa tanto che è entrato... No, perché questo... è un'altra Catlas. Oh, madonna. Qua che c'è? Niente? Qualche altra sorpresina? Ma dove stai? Oh, ti ricordi, zio, che mi era successo? Sfasciando una nave nemica... C'è il missile. Un pezzo della nave nemica mi era entrato nella nave. Ma guarda quanto gira bene, però. Sì. Siamo arrivati. Siete arrivati? Siamo a Dider, adesso poi vado a Derma. Ma figa. Aspetta un attimo. No, ma sta cosa è bellissima, però. Voglio dire. Vabbè, io sono arrivato adesso al corp. Mali mortacci. Ma perché non hai sbloccato la nave, Alex? Ah, scusa, te la sbloccato. Stavo su in torretta, sai com'è? Stavo su un al copilota, non potevo fare niente, grazie. Grazie. Molto, vedi molto adesso? Umano. Te lo hai sbloccato adesso. Allora, questo è Daimar, devo andare? Sì, un missile buggato nella cabina di pilotaggio, sì. Anziché no, beh sì. C'è. Ok, tentato. C'è un sacco di gente ad Arcorp. Ah sì? Ma io ce l'ho tutta figa. Scendo e mi fanno: guarda, è arrivato il comandante supremo! Con la tutta figa! Con la tutta figa! Come? No. Come si è buggato il gioco? Cioè... Mi si è sparito tutto. Non riesco ad andare in Quantum. Provo a uscire dalla console, dalla postazione. Per un attimo, succede. Ok. Provo di nuovo. Sangue freddo. Calma. Ok, ci provo. Vuoi provare tu a vedere? Vedi un attimo, perché a me non mi dava più nessuna informazione. Ho fatto la stessa. Mi risulta come se non fosse sbloccata la nave. Allora, aspetta che ci salto io. Ah, sto fuori, fermo! Sei dentro. Adesso no, sto fuori. Vabbè, sono qua, non ti preoccupare. Ah, sei fermo, meno male che rifermo, se no sei... Ma la nave c'è è spenta, quanto qua? C'è un rack di missili qui. Ok, la nave è accesa. Ti apro il portellone. Ok. La nave è accesa, mi apro il portellone. C'era un rack di missili qui, vabbè. Ci sei? Sì, arrivo. Che cazzo hai fatto uscire? Non lo so, stavo tanto bene lì, perché siamo in troppi dentro. Sei entrato, posso chiudere? Sì. No. Ok, riprovo di nuovo. Ah, devo resettare la destinazione se l'hai cancellata. Aspetta. Ora okay. Posso risalire. Allora sì, Pike, ha fatto lo stesso percorso che hai fatto te, prendendo dapprima un Avenger Stalker però, poi ho preso la freelancer, l'ho tenuta un bel po', se avete visto i video ve lo ricorderete, e dopodiché ho preso l'Andromeda perché piaceva troppo, e poi visto che pensavo alla 3.0 e al rover, ho preso l'Aquila. Nel frattempo c'è una Gladius Valiant che poi è diventata una Catlas, perché è la nave più completa al momento circolazione sul gioco, che ci puoi fare un po' tutto e potrei andare avanti fino a... Notte Drangle, buonanotte a te, grazie del supporto. Notte Drangle. Oh, non banannate stasera, state sempre là, ma com'è? Grandi.
E poi vabbè, se si aggiunte un po' d'altre cosette, tante ne avete, ma niente di che. Destinazione? Paradiso, ecco. Hardcore Mining, quindi destinazione 1M per, possibilmente. Qual è, scusami? Hardcore Mining. 141? Sì. Sì. Allora, si chiama Hardcore Mining, vedrai. Allora, un avviso per coloro che adesso riscontrano lo stesso problema, io l'ho risolto così: se vi dovesse capitare che la nave, nonostante sia accesa e non cammina, cioè premete il tasto W e non va l'accelerazione, spegnetela e poi fate flight ready e si dovrebbe sbloccare. Sì, perché contro l'alt cancia. Ha detto un'obvietà, però va bene, noi gli vogliamo bene lo stesso. No, magari non lo... No, perché l'ha scoperto adesso lui, e quindi lasciatelo perdere, perché ha detto spesso, ovvio che io se non prendo un po' in giro Alex durante le sere, le live, no? Grazie Alex. Vabbè, abbiamo scoperto che musica ascolta, io non No, infatti. Guarda, se mi avessi detto, ma ascolto Gigi D'Alessio, ti avrei stimato. A me non piace Gigi. Grazie a Dio, però il problema è che ti piacciono quell'altro che ci ha fatto sentire oggi. Ma quello è perché c'è un momento particolare. E ti senti qua a merda? No, dicevo, ti senti quelle canzoni? Potresti sentire. È orecchiabile. È orecchiabile. Certo. Vabbè. Ma mai non mi sento i Backstreet Boys. Sì, questa è rimasta i Backstreet Boys. Ci sono stati tanti altri, poi One Direction. Spice Girl. Sì, le Spice Girl. Le Spice Girl. Ups. Guardate, ma perché abbiamo un pezzo di ala dentro al cane? Così. Ti manca il cane, so. Ala grande. Oh, non ho mai visto Daimar così fluido. Che bello e luminoso. Magic Peo, io quando la nave si bugga tengo premuto power on per 5 secondi, poi vado a nanna. Ecco perché volevo dire. Oh, là, buonasera Trullo. Che è successo? Che ci stai a fare qua? E meno male. Zio, come andava ammiraglia? Isildur. Come andava ammiraglia dipende da quello che ci vuoi fare. Beh, prendi una bella javelin. Io direi un'aurora. XL. Stavo facendo l'upgrade alla Karrak e Darnos e Shakaman, no, ma per quello che ci avete intenzione di fare voi con la vostra org, va più che bene un'aquila, perché è molto più snella, insomma, perché è molto più... Insomma, alla fine non me l'hanno fatto fare sta upgrade. L'hanno tolto, non lo posso più fare adesso. Se volessi cambiare idea, non lo posso più fare. Che bello, io ce l'ho. La carra che bellissima. Ce l'abbiamo due. Ma siete voi questi qua? No. Che ne so? Io sto ancora in orbita. Che stai... Ma lo stai usando il... Cazzo vuoi? Ma che è sta aggressività latente? Sono a 2 chilometri da area 51. Non è ma sei 51. A 1300 e certo, sono 1113 di cacchio. Chi è che mi ha sparato? Chi è che... faccio un culo così. Grande Trullo, che non ti dimentichi di me. Sapete che Trullo Strullo, quando facevo le live all'inizio su un po' di tutti i giochi, eravamo io, lui e qualcun altro ogni tanto che entrava. All'epoca è stato... E poi un amico che conosco, Simone, che lavora al GameStop. Zio, ma anche tu vedi i missili volando? Anche io? C'erano cioè, i missili spaccati da... Io non ho capito. C'erano dei missili spaccati dalla nave? Sì, l'ho visti, sì, da boh. Ah. Ma pure quando sono uscito che mi sono ritrovato fuori, mi sono trovato i missili... altri pezzi sparsi, un rack intero. Sì, nel cargo c'è la nave, a parte questo. Chi è che sparò? Io sto vedendo se funzionava. Non ho visto proprio. Non si agiti. Siamo quasi per arrivare a Daimar.
Sì, come no. Che, da che OM state arrivando? Siamo a 157 km. Da che OM? OM2 stiamo arrivando. OM2. Però ce l'ho dalle spalle ormai, non vedo. Riecco da Evon. Com'è andata? Scusate, ma io strillo troppo. Con fatto stiamo entrando in orbita. Eccoci. Però mi sa che siamo troppo lontani ancora, 130 km. Crashato! Bene! Veramente? Non, no, non io, Devon, sto rispondendo alla chat. Grazie su voi. Ti chiedo scusa, Devon è un troglodita. 43 fps intanto, diciamolo. A Deimar, sono commosso, dice Adam. Che brutta persona, ha detto Demon Rock. Ce l'aveva con te, eh? Con te, ce l'ha visto? Con io te. Ce l'ha sempre con te. Con te. Io. Guardate che bello, ragazzi. Questo è il momento romantico, quando le cose vanno bene e vediamo non tutti vedo i panorami. Una mazza. Ecco. Non so più che distanza ha, è. Ha rotto il momento romantico, ha rotto. Meno male che c'è pure Isildur che lo sta provando e vede 40 fps. E dice incredibile. Credo che tu lo stia provando, oppure stai dicendo che noi 43. Eh sì, è calma. Più di un'ora. Eh? L'ultima volta che ha detto questo, sono morto male. Sento il computer. 58 km a destinazione. 38 fps ancora. La velocità di crociera sta scendendo. Ram is the answer. No, non è sulla Ram, io ho sempre avuto i 16, andavo a 20 pure io, a 10, 15 pure io. Sempre avuto i 16. Si vede anche meglio rispetto a YouTube. Oh. A parte... È strano. Beh, ecco perché lo zio ha deciso di fare le live qui per il momento. 40 km. 40 km. Vedo niente, c'è nebbia. È in Valpadana. C'è sempre 35. La Javelin. L'abbiamo vista la Javelin. Che cazzo di chilone sono? 30? Sì, mi sembra. Ah, a proposito che hai detto sta cosa, Devon, hai portato il paging a 33. Non sminchiate troppo il computer per Star Citizen. Non lo sminchiate per niente, lasciate come andate, non vi mettete da fare, perché facendo questo lo peggiorate, non lo migliorate. Paradossalmente anche le applicazioni che vi overclockano, no? Tipo quella della Razer, non le utilizzate, giocate. Io sono un radar, ti vedo, mi vedo anch'io, caro. 20 km. È la nostra cosa... destra, ore. L'unica cosa che potete fare è andare su prestazioni del computer, sull'alimentazione e mettere prestazioni elevate, sfruttare 100 come minimo e 100 come massimo le prestazioni della CPU, l'unica cosa che potete fare. E magari, che ne so, un boost, se avete la possibilità, se avete un processore K, un piccolo boost, non tanto, io dico, sto a 4.4, non è... Ah, bravo. Piccolo boost e poi vedi quello com'è, perché ho riscontrato nel corso di quest'anno parecchie persone che mi dicevano che avevano fatto questo o quello e la situazione li cambiava oppure crashavano di più, crashavano di meno. Questo in questo momento è previsto questo gioco per girare su PC di fascia altissima, perché non c'è ancora l'ottimizzazione. Basti pensare che lo stesso Bored Gamer ha 32 giga di RAM, ha un 8700K, una 1080 Ti, tanto mi chiedeva che gli prego. No, per dire. Se lo vedi che va abbastanza bene, non benissimo, ma va abbastanza quasi bene. Quasi che la realizzazione a te la no? No. No, non serve. A meno che non abbiamo cambiato qualcosa, eh. Quello è il problema, sai, ho paura. Ma li vedo tutti belli che atterrati in penso. C'è troppa gente. Buona, sta a fare? Bella, cazzo. Intanto te l'ha messo. Che spari, che così ci sparano tutti. Porca troia. Tera. Nessuno ti spara, era Iron che sparava.
Io sto sparando, sono fermo. Ah sì? Allora qualcuno sparava. Sì, c'ha dritta spinta. Ma chissà chi sarà stato, bastardo, io. Oh, è gente che spara. C'è più cannone. Boh, non lo so se Bored respira. Welcome to a new episode. Destra. C'è più cannone. Bene, bene, bene. Uè, Ninni, vai, andiamo a vedere se ci sta ancora la... tutto l'ambaradan qui dietro nella stiva. Ma mi sa che qua non posso mettere la terra. Perché? È perché escono i rover. Dietro? I lupi? I rover escono. Ah, eh. Oh, è sparito, vedi? Non c'è sta più. No, non c'è più, c'è l'ala, ma non c'è il cannone. Solo lava. Siamo atterrati. Benvenuti su Delma. Welcome. E tu ancora non mai aperto, non mai sbloccato la nave? Boh. Che caga cazzo. Le temperature sono di 24 gradi. La pressione è di 1. Welcome to Jaymar a 36 fps. Minchia. 32. C'è quello bastardo di Snake. Cosa per lui? Che storia. Che storia fantastica. Ma quella cattolas laggiù che bella che è. Guarda che... Ma sempre, sempre stava bianca la Vogliamo ammazzare quelli che stanno qui e ci freghiamo la staffare. Con cosa? Che ma non abbiamo nemmeno le armi? Con i sassi. Ah, con i sassi. Io visto la visto. Cos'è, ogni volta che vedo la staffare bianca, cioè argentata, io vedo... Sempre è la luce. Così, eh. È la luce che la fa vedere così. Che, è solo una questione di luce. Eh sì, a portare la vedo un beige troncino. Che bella. Che bella nave. Dove siete? Mi sono perso. Ah. Scusi. Dove sono paura. Ok. Eccolo. Sì. Vado a prendere. Cosa spawniamo? Io ho spawnato un rover. La gente qua verrà, ammazziamo qualcuno. Zio, quando sposti quel macinino. Ma adesso lo provo a togliere. Già che ieri sera non riuscivo nemmeno a entrare. Uè ciccio, levati dei coglioni, eh? Il mio rover è il mio. Non per le palle. Comunque trema tutto, non so più. Sì, allora è come ieri sera. Secondo me fai prima di entrare da dietro. Che No, no, mi ha fatto entrare. Oh, che culo. Aspetta che però... Tanto adesso non entra il console, quindi... Ciao. Salve. Salgo, sì. Oh, si è aperta la porta. Dai, andiamo in tank, l'ho speso io il rover. Mi secco. Mi lascia solo, ciao. Brutto e cattivo. Ti conviene chiudere il portellone? Se non entra più nessuno? Io sono entrato su dentro. Venga, andiamo a portare per sotto. Io prendo un buggy. Così ti buggy, però. Io mi spostate questi affari così, ecco. È una cosa, vai con Rover, vai sulla sabbia e gli dai una botta così la fai a capotare. Basta un buggy sparato da Snake e fa... Bastardi. Sul muso, che è più delicato. Aspetta che prendo l'aria in corsa. No, a me non si apre. Mi vendicherò. Oh, vai, accelera, metti il turbo. Ma quale turbo? Che non c'è il turbo qua? Ma sta cosa non deve la torretta una volta? Sì. Ma funziona la torretta di sta ursa, sì? Io non ho mai visto funzionare sta torretta. Balla! Però tremo tutto, mi sta venendo male di testa. Questa è la ballata di Bo e Luke, due ragazzi che hanno una marcia più. Vai. Come cacchio si è? Si scende dal sediolino? H. Grazie. Oh mio Dio. Che cazzo è successo? Chi l'ha spawnato l'altro rover? Sono sotto sopra. Sono morto. Davvero? Sì, mi hai investito. Ma come l'ho vestito? Stavi dentro? Così impari. Ma sei morto davvero? Sì, sono fortori. T'ho detto tutto. Ciao Davide. Buonasera. E noi stiamo facendo le ore piccole, va, stasera.
Ragazzi, io direi che possiamo partire con la gara, diciamo con il nostro tour di Daymar con Rover, e nel farlo salutiamo tutti. No, dove cazzo sto? No, sono Alevski. Alevski? Sì, sono uscito Alevski. Ah, l'ultimo... Bene, bene, bene sta cosa, bene. Cazzo. Ha tenuto perché traccia dell'ultima... dell'ultimo spawn point dove sei stato? L'ultimo dove sono stato l'ultima volta. Sì, sono Alevski. Solo però perché prima allora quando è morto si è ammazzato Snake e non l'ha... Boh. Non l'ha fatto... Boh. Vabbè, un po' a, diciamo a culo. Sarebbe cazzo, da provare beh. Anche se funzionano i lettini delle navi. Io... Ma non penso che abbia messo la Katos. Ma io l'ho persa la Katos. Cazzo, che me la porti qua, no? Vediamo lo sta staccato. Che stai a fare? Che fai, qua. Iron? Sta cercando di arrivare a Rover. Sì, si cerca di entrare tra capi. Anche tu hai il problema? Sì. E io ce l'avevo ieri sera, io invece sono entrato liscio liscio qua. Che culo. Aspettate, dice Adam. Arriva pure Adam. Una live-ona stasera ci abbiamo. Ammazza, dai 10 e mezza che stiamo su, ragazzi. Sono 2:10. Manciare da una casa, come si suol dire. Mo tutti botto, tre spettatori. E basta. Help. Help. We need somebody. Help. Ma vuoi entrare sul mio? Un po' possibile adesso. Oh, ce l'ho fatta. A fa sto kick. Sto roteando dentro il rover. La cacca hai fatto? No, sto roteando dentro il rover. No, dicevo Alex, dice ce l'ho fatta, che è la cacca? Ce l'ho fatta un cazzo, sto qui dove cazzo parlo. Comunque non salite quando cammina il rover. Se non ne alzatevi in piedi. Ok, sono dai che sta diventando buio, cazzo. Guardate il tramonto. Io esco. Mamma mia raga, che bello. Ecco. Aia. No, perché? Bellissimo raga, questo vi regalo anche se poi ballerina a questo scorcio. Che probabilmente sarà la copertina di un prossimo video. Veramente eccezionale. Ne sto a fare una appresso all'altro le screenshot. Guarda quel sole come scende, oh. Madonna. Sì, c'hai ragione. Easy. Lo sai che è pure a me un pochetto. Oh, guarda sto matto. Passa la tromba. Guarda che bello, che bello. Guardate, guardatevelo tutto. Guardate le ombre come si allungano. Isi, non so se mi stai pigliando per il culo, però va bene, andrebbe bene pure quello. Che gioco di merda. Ecco. Per rompere la poesia del racconto si è fatta apposta. Però è bella sta cosa con queste nuvole alla Red Runner. Alla Red Runner? Alla Red non prende. Ma perché mi devi passare avanti? Mi fai godere il momento. Dai, ripassa un'altra volta e ti faccio lo screenshot. Corri, 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 corri. Vai, 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 tromba un'altra volta. Appena passi ti faccio lo screenshot. Ma magari passa più vicino. Si è addobbato. Si è addobbato. I fari mezzo di dopo il tramonto. Rover. Iron. Vai, vai, sbrigati. Niente. Passami vicino, eh. Guardalo, guardalo. Ma magari non prende. You bastards! Basta, me ne vado via da solo.
guarda del cielo. Bellissimo. Oh, so, tu sei de seguito quasi che stiamo in giro con il rover su Deimar. Wow, aia. È sempre appiccicato al culo ce l'ho questo, guarda Teo. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Guardala, guardala, eccolo, chi è quello che sta arrivando? Sei te, Alex? No, io sono uscito. Sei uscito dove? Sono uscito dal gioco. Non ti posso raggiungere, non ce la nave. Qui non ce la nave. No. Snake, tu che fine hai fatto? Mi dà un difendere. Ero quello che ti era attaccato al sedere. Ah, ma eri te, non era Iron. Ma no. Ma poraccio, stavo insultando lui. Ma Iron dove è finito? Dentro la aspetta, cioè non sono riuscito ancora a entrare? Oh. No, sto combattendo con sai come ho fatto io? Sono andato nell'angolino tra una ruota e la cabina da fuori, mi sono seduto e ho puntato il sedile. E sono entrato da lì. Ci sono tutte navi qua che intasano sto punto di interesse, questa base, la intasano, generando bug. Quando è che si puliscono e le fa sparire il server? A me funzionano, cioè, le luci però il rover, Ti faccio notare che ci sono anche le nostre. Vabbè. La nostra, insomma, lo dico la Catlas e tu, vabbè, c'è anche la... Ah, non siete questo. Eccolo. Ci sei? Hai il topo in buggy. Dai. Ma che si vede? 24 minuti di l'urso. Tre rover. Chi è il terzo rover? Oh? Non è roba nostra. Ah, vuole fare la gara? Io lo investirei, guarda. Ci pure. Snake? No, mi sa che Snake è questo che si sta muovendo. Quello che sta fermo era il tuo rover, che non è più... Quello in mezzo, quello di Iron. Sì. No, l'ho richiamato. Questo è rimasto qua, si vede. Guarda le luci, guarda. L'effetto delle luci. Forte, quando passa fuori. Era Adam che sta cercando di entrare, il suo. Non è il mio, Sentite un po'. Diamoci una regolata, quello sì. Diamoci una direzione e andiamo verso il tramonto, diciamo. Verso il tramonto, chi raggiunge il sole? Vai. Il primo che raggiunge il sole ha vinto. Ma perché ha preso sotto? Non so chi era. Ma chi è? Non so, io sotto le ruote. Però c'è la pervizia. Beh, questo qui è un poverino che è venuto qua e ha detto: guarda il rover, guarda quanti ce ne hanno. Guarda il tramonto, l'amore, i colori, non la natura. Ma come si è vestito questo? Ma c'è un casco bianco e rosso, la tuta da mezzo pirata col mantello al gonnellino, fai cagare. Penso sia Adam, vabbè. Dov'è che siete andati, io? Aspetta che lo acciacco. L'ho acciaccato! Ma non funzionano le luci, ma com'è? A me funzionano. Ti illumino di messo, to. Aspetta, allora forse la botta che ho dato prima, può essere? No, sai cosa devi fare? Prova a tirarti via il casco e la tuta. Prova. Vedi, li rimetti. Eccole. No, eccole, no. Eccole qua. Cretina. Ancora mi prendo in giro questa storia. Però funzionava, me lo diceva anche Ivan. Sì. Senti, lo sai. Okay. Oh! È spawnato dal nulla. Però è buio. Si vede un cazzo, ragazzi. No. Eccoci. Dai. Ci abbiamo provato a capottare i bug. Guarda che tosto,
Vediamo da dentro. Ditemi un po' come va ancora la live, va bene? Trullo, sei morto, che ti sei addormentato, che hai fatto? Su! Che cazzo è pieno di rocce qua. Vedi, le vedi all'ultimo, le spawnano. Devo dare una zappa. Ok, non vedo un caso. Ah, si vede benissimo, meno male. Allora non mi prendo più il processore. Lo prendo, Ecco, va. Seguiamo. Ah, l'hai presa anche te? Dai, vieni qua a mangiare un po' di polvere. Ma che ti supero, va? Ecco. Dai, guarda come ti lasci indietro. Ti credo, cioè. Le rocce all'ultimo. C'ho le mie tecniche. Non so come, ma qualcuno è riuscito a rubarti l'ursa, Adam. Cazzo che salto. Pronti? Via! Nel buio. Zia, sei dietro bene. Porco Giuda. Scusa? Chi sei, quello che è rimasto lì fermo? Dai, ripiglia, porco diaz. Vai, vai. Che cazzo è? Wow! Prese. Nini, ciao! Ma che fai, vedo le botte? No! Ciao ciao! Uè Nini! Ma un po' ancora... Ma che ti sei girato? Ma io imbecille che ti vengo dietro! Oh, qui c'era un cane! Ho sentito un rumore strano! Andate verso dove, dice Adam? Verso l'orizzonte. Verso l'infinito e oltre. Madonna! Madonna le rocce! Non è che qui si vede bene. Zio, siamo abbastanza lontani. Adesso ci giriamo il primo. Ci mettiamo uno di fianco all'altro. E il primo che raggiunge Arcorp ha vinto. Io ho bucato. Sei pronto? Ciao Iron Danny, dacci il via. 3, 2, 1, vai! Bastardo! No! Oddio! Aiuto! Oh, oh, oh. No! Ma perché? Si chiamano sassi! Ma che sassi? Ci stavo lontano! Mi sono infestato anch'io! No! Non ce la faremo mai! De notte è tosta! Si piglia il sasso in continuazione. Sì, è in continuo. Veicolo che non attacca. Oh, liscio, madonna. E poi che li vedi quando stanno a 3 metri, capito? Ecco, tipo così. Dai. No, si è incastrata. Mortacci, zio. Se ti ripiglio. Mi ripigli. Wow, questo l'ho visto dall'ombra. Oh, aiuto! Ecco, l'ho preso. Aia.
No! In mezzo a una selva oscura di... Maledetto! Dai, dai, chi ti ripiglio? No! Sì! Si è incastrato altri due... No! Ciao, ciao, zio! Guarda, mi sei impuntato qua! Chi è che vuole essere bannato dal canale, scusa? Io penso che... penso che se perderò questa... Guarda, mi si sta incastrando sul niente! Madonna! Non vedo nulla! Vabbè! Messaggio di servizio. Se non vince lo zio... Snake è fuori dal canale. No! Ci hai provato, eh? No, raga, mi è spawnata una roccia enorme, davvero. Sei veramente un lecchino. Vince chi entra dentro nel pad. Ti aspetto, zio. Aspetta che forse volo! No! Mi sei girato all'ultimo! Cosa ti posso dire? Io sono arrivato! Hai vinto, riconosco la sconfitta. Ma mi sono incastrato male, ti avevo dato un distacco allucinante, pure te l'hai incastrato. Sono incastrato male, male, male. E bisogna farle di giorno, sta roba. Eh sì. Ragazzi, io penso che possiamo chiudere qua, no? Che dite? Sì. È stata una... Meno male che non la volevamo fare la live, eh? All'ultimo, dice, ma ah, no, è meglio non farla, beh. Bim, siamo entrati 78-80 frame. Sono pirata all'ultimo livello praticamente. Sto praticamente quasi al livello del Public Enemy. Trulle, finite le figurine. Ma veramente stai? Stop and go per lo zio, stop and go. Stop and go me l'ha fatto fa lui. Chi è? No, guardate, non c'è, non c'è nessuno al volante di questo. Non c'è. La macchina fantasma. Non c'è nessuno. Che le kitta. Kitta, super. Guarda. Kit, vieni a prendere. Aka Toro, Aka! Aka tu che io ho già Akato. Ma non ce n'è solo perché è il mio questo. Vedete, sei invisibile? Ma no, perché sono sceso. Che cazzo è la macchina dove i cacchi sono, non capito? Eh sì, è acceso, ho lasciato il motore acceso. Quello che no. Fa pure le stezzate. Fa le stessate, avanza, indietro, avanti, indietro. Non si vede il PC del sedile, no. Ma è ripartito. No, è ripartito. Dove corre? Vai, va bene, vai. Ragazzi, lo stacco che è tarderrimo. È tarderrimo? Sì, sì. Io dico, spero che vi siate divertiti, che vi abbiamo fatto passare queste due ore e passa, perché se si parla di due ore e passa, due ore e mezza circa, e ve lo dico di preciso, guarda. Dove cazzo è? 2 ore e 41, vabbè, penso che può anche bastare, no? Che dite? Proprio. Se vi è piaciuta questa live, mettete un bel pollice in su. Iscrivetevi a questo di canale anche, mettete un cuoricino, così siete avvisati. Dai! Siete avvisati, mi stanno ammazzando alla fine. Aspetta. Mettete un cuoricino sul cazzo, yeah. Yeah, attaccati al cazzo, mi volevi uccidere, animale. Mi metto qua dentro, davanti alla porta rossa. Dai, questa scena bellissima che tu cerchi di entrare. Mettete un cuoricino, dicevo, qua sotto se volete essere avvisati di quando andrò in live. Iscrivetevi al canale su YouTube, che i video continuo a farli lì. E qui ci stanno soltanto le live. Che dirvi? Spero che vi siate, ripeto, divertiti. Un salutone a tutti. Bella live, zio, fanne più spesso. Ne farò più spesso, grazie Easy. Sì, ne faremo più spesso. Se la ciurma qua, se i ragazzi, gli amici qui... faranno parte, perché se li faccio da solo un pochetto magari la live, però se siamo in tanti vi facciamo vedere anche la nostra org com'è organizzata, appunto org organizzata.
avevamo qui con noi Snake, che tenente a far cazzorai, a far cazzorai a tutti. Abbiamo il comandante Alex 77. Ciao belli, buona serata. E abbiamo anche il tenente Iron Danny. Grazie ragazzi. Buonanotte a todos. Notte. Mi dispiace un po' chiudere, però... Sì, perché poi non ti capita più. Sì, che ne so, che va bene così, mi dispiace, sì, che andava troppo bene. Ricordatevela sta live, ricordatevela. Ciao. Thank you.